Ciao a tutti, benvenuti. Io sono Dunia di Artist of Divination, l'artista della divinazione, e sono qui con un video speciale per il 2019. Prima di iniziare, vorrei dire brevemente a chi non mi conosce che io ho anche una pagina Facebook, Dunia l'arte della divinazione. Date un'occhiata a quella pagina perché lì faccio letture settimanali per tutti. Potete scegliere la vostra lettura proprio ogni settimana. Non solo una pagina Facebook, ma io ho anche un blog dedicato sempre interamente alla divinazione che troverete sul mio sito. Sempre sul mio sito potrete trovare anche maggiori informazioni su di me e su cosa fare per prenotare un consulto con me. Troverete comunque il link a tutte queste pagine nel box informazioni sotto questo video. In occasione della lettura che voglio fare oggi, ho anche modificato il mio set. Oggi c'è una prevalenza di oro, quello per il Natale, in onore del Natale, e di viola. Il viola è un colore molto potente, altamente trasformativo. Tra l'altro, ho messo sul mobile una grossa punta di ametista. L'ametista ha diverse proprietà, ma è comunque una pietra associata al settimo chakra, il chakra della corona, situato proprio sulla sommità del capo, ed è una pietra che ci permette di connetterci meglio col divino. Divino inteso in senso ampio del termine, qualunque sia il vostro credo. È una pietra che non solo ci permette di connetterci meglio, ma anche di entrare in un certo senso maggiormente in connessione con noi stessi e ci permette di raggiungere un altro livello di consapevolezza. Quindi è una pietra che in un certo senso ha un potenziale altamente trasformativo. E qui la parola chiave di oggi e di questa lettura. Evoluzione e trasformazione, direi che sono due le parole chiave. Mentre il prossimo video conterrà delle previsioni classiche vere e proprie sul 2019, questo propone qualcosa di diverso. Per fare la lettura, che inizierà a breve, io ho intenzione di usare diversi tipi di carte, ma soprattutto utilizzerò la famiglia reale dei tarocchi. Il mazzo di tarocchi è costituito da 78 carte, in questo caso io ho intenzione di usarne 16 con questo mazzo, che sono appunto i personaggi della famiglia reale, queste 16 carte, quindi i paggi, i fanti, i cavalieri, i re e le regine. L'intento di questa lettura è di capire chi siete adesso, come entrate nel 2019, quali bagagli vi portate dietro, qual è la vostra natura, diciamo così, in questo momento, e chi dovete diventare. Quindi è una lettura assolutamente trasformativa, è una lettura che vi guida nel 2019. In qualche modo vuole aiutarvi a liberarvi sempre di più dai blocchi che non vi permettono di diventare chi dovreste essere, dai blocchi che non vi permettono di raggiungere gli obiettivi che dovreste raggiungere. A breve arriverà una schermata, mi raccomando, scegliete una sola lettura. Se la lettura vi risuona, io ne sarei felicissima. Ricordatevi che sono letture generali per tante persone, per cui non saranno mai accuratissime quanto una lettura individuale personalizzata, ma io sono sicura che ognuno di voi troverà il messaggio di cui ha bisogno in questo momento. Se volete ricevere le notifiche dei prossimi video che stanno per arrivare, e i prossimi video non sono soltanto letture, ma arriveranno anche video che affrontano tematiche di vario tipo riguardo la divinazione, io vi consiglio di iscrivervi al canale. Grazie all'attenzione, noi ci vediamo prestissimo nei prossimi video. Nel frattempo, buon dicembre, buon proseguimento del mese di dicembre e anche buone preparazioni delle feste natalizie. Ecco la lettura trasformativa numero 1 per chi ha scelto il gruppo di carte numero 1. Andiamo subito a vedere come iniziate il 2019, come siete ora. Qui abbiamo il paggio o fante, come preferite, di denari. Vediamo chi dovete diventare, la regina di spade. Allora, vi ricordo che non ha importanza se siete uomini o donne, non ha importanza, nel senso che anche se sei un uomo, questa carta semplicemente incarna l'energia della regina di spade.
Quindi questi sono dei personaggi che hanno delle energie ben precise, quindi stiamo parlando di quello. Allora, il paggio di denari. Chi è il paggio di denari? In questo momento tu sei il paggio di denari. Questa carta mi dice, beh, innanzitutto il paggio di denari è lo studente per antonomasia, il ricercatore, è colui che intraprende in modo pratico. Studiando di solito, ma non è detto che tu debba per forza essere uno studente, studiando quello che appunto sono le teorie o le proprie idee, ed è qualcuno appunto che investe nel suo futuro, ha un'idea ben precisa di quello che vuole essere, di quello che vuole diventare. Per studente, sì, probabilmente molti di voi, magari nel 2018, hanno intrapreso degli studi, o hanno iniziato a studiare qualcosa di nuovo, o hanno iniziato un nuovo percorso, ma può semplicemente dire che il 2018 è stato per voi un anno di ricerca, un anno in cui avete, ricercato un qualcosa di nuovo, avete iniziato magari un nuovo progetto. Per cui magari vi siete informati e avete cercato di capire come avviare questo nuovo progetto. Questo paggio di denari in particolare, se lo guardate bene, è vestito in modo molto regale, è come se fosse un iniziato, qualcuno che entra in un ordine. C'ha anche un'aura un po' religiosa questa carta. Che cosa vuol dire? Vuol dire che avete intrapreso nel 2018 una strada che in qualche modo vi appartiene di più, che in qualche modo rispecchia di più il vostro credo. Tra l'altro, lui ha in mano, questo paggio di denari, ha in mano quella che potrebbe sembrare una piccola chiesa o una casa. Avete gettato nel 2018 le fondamenta del vostro futuro. Non ha importanza quale età tu abbia, sembra che il 2018 sia stato un anno, in un certo senso, di svolta, che ti ha avvicinato di più a quella che è la tua visione. Potrebbe anche essere, visto che il paggio elefante è piccolo e ha di strada da farne ne ha parecchia per diventare re, potrebbe anche essere che hai fatto i primi passi in qualcosa di nuovo, in un nuovo progetto, in un nuovo lavoro, ma anche semplicemente in un nuovo percorso di vita. È come se in qualche modo vi foste sentiti investiti di un, come dire, di un nuovo ruolo, di un qualcosa di diverso. Chiaramente, dicevamo, il paggio di denari è ancora piccolo, in un certo senso è ancora un bambino, è colui che sta muovendo i primi passi. Quindi iniziate in modo molto pratico, con un'energia molto pratica, molto fattiva, il 2019. Chi è la regina di spade, invece? Se adesso siete il paggio di denari e state intraprendendo qualcosa di nuovo, che in linea di massima si tratterà appunto di qualcosa di progettuale, lavorativo, ma potrebbe essere anche relativo alla famiglia. Magari avete buttato le fondamenta per una famiglia. Qualcuno potrebbe anche avere avuto un figlio nel 2018. Immaginate che voi adesso dovete saltare e da paggio di denari diventare una regina di spade. Che cosa vuol dire chi è la regina di spade? La regina di spade è una donna molto intelligente, quindi è un'energia molto intelligente, è una donna che ha tantissima esperienza, è una donna che sa il fatto suo, è una donna che si sa difendere. Tra le regine, purtroppo si dice che la regina di spade è la più dura, è la più rigida. Non è sempre così, dipende anche da in che posizione sta e da cosa ci vuole dire questa carta. Questa carta ci dice che semplicemente questa è una donna di esperienza, le ha provate tutte, ne ha subite anche parecchie. È una donna anche che ha subito di solito dei soprusi in qualche modo, delle ingiustizie, per cui ormai sa esattamente quello che vuole. E tra l'altro è molto determinata, spesso è sulla difensiva. Ma è una donna che ormai con una grande intuizione e anche grazie all'esperienza, quindi grazie al suo pensiero e alla capacità di elaborazione dei suoi pensieri, sa distinguere molto bene e molto facilmente cosa fare, cosa non fare, dove investire le energie, con chi avere a che fare e con chi non avere a che fare. Tra l'altro,
In questa carta in particolare lei ha un libro in mano, ha la spada, quindi la spada della verità. Ricordiamoci che le carte di spade hanno a che fare con l'intelletto, col pensiero, con una ricerca di verità. Quindi è una donna che in un certo senso è una persona che in un certo senso è alla ricerca di una verità. E con la sua spada taglia tutto ciò che è inutile. Questa carta ti sta dicendo che nel 2019, dopo aver mosso i primi passi in questo nuovo percorso di vita, magari in dei nuovi studi o in dei nuovi progetti o in un nuovo lavoro o in una famiglia, devi lentamente utilizzare, come dire, come se dovessi mettere da parte gli studi che hai fatto, le nozioni che hai fatto, non metterli da parte, ma è come se li dovessi unire alla tua conoscenza, quindi di mettere insieme la tua conoscenza, la tua esperienza, anche quello che hai subito per certi versi, se hai subito delle ingiustizie o se ci sono stati degli ostacoli, tutte queste cose insieme. Devono entrare a far parte della tua consapevolezza, cioè come se la tua conoscenza non dovesse essere più una conoscenza erudita di libri, ho studiato, mi sono informato, ma insieme a questo metto anche la mia esperienza di vita, le esperienze che ho fatto, le persone che ho incontrato, le ferite che ho subito. La regina di spade è una che ha imparato tantissimo dalle sue ferite, quindi è come se anche dagli insuccessi, in questo nuovo percorso, nei precedenti insuccessi magari della tua vita, magari hai deciso di cambiare vita e di iniziare un nuovo percorso perché quello di prima non ti piaceva, perché magari hai preso delle batoste notevoli. La regina di spade ti dice: impara dalle tue esperienze, impara da quello che hai fatto finora, anche dai tuoi fallimenti. E rimani, tra l'altro, una persona di grande integrità. La regina di spade, una persona molto intelligente e di grande integrità, rimani fedele alla tua verità interiore. È una carta che anche ti aiuta a, come dire, ti ricorda di fidarti della tua ragione e dei tuoi pensieri, e anche dei tuoi intuiti. Se hai delle idee, rimani fedele a quelle idee. Se hai delle intuizioni, non intuiti, scusate, se hai delle intuizioni, rimani fedele a quelle intuizioni. Potrebbe anche dirci questa carta, per alcuni di voi, non è detto per tutti, che la parola e la scrittura devono diventare degli strumenti chiave nel 2019. Quindi se per te è importante nel tuo percorso personale, anche per evolverti, per progredire, come dire, segnati tutti i passaggi che fai. Magari qualcuno di voi avrà bisogno di avere un'agenda, qualcuno di voi avrà bisogno di tenere un diario. Cerca di essere il più organizzato possibile. E rimani anche fedele a quello che scrivi, nel senso che se hai scritto più volte che facendo una determinata cosa il risultato era quello, ricordati della tua esperienza. Questo è quello che ti dice la regina di spade. Tra l'altro, il salto che vi si chiede di fare è abbastanza ampio, in un certo senso anche drastico, nel senso che questa è una carta, il Paggio di Denari è una carta di manifestazione pratica su un piano assolutamente materiale. Avete studiato, prese informazioni, qui vi si chiede, una volta acquisiti i giusti strumenti, di pensare, di diventare indipendenti. Tra l'altro, un po' vi si chiede di fare un salto che, cioè dovete saltare una fase, quella di cavalieri, cioè di solito dopo il paggio viene il cavaliere, no, a voi viene chiesto di saltare direttamente e diventare regina. Potrebbe anche essere che alcuni di voi, se magari avete studiato, per alcuni di voi potrebbe anche andare molto bene una carriera di tipo da professori, una carriera universitaria. Adesso dipende chiaramente dalla vostra età. Mi verrebbe anche da pensare come guide, in un certo senso, o delle persone che sono in grado di programmare e strutturare la vita degli altri. Magari c'è un qualcosa, sento un qualcosa di organizzativo oggi nella Regina di Spade. Potrebbe essere un messaggio per alcuni di voi.
Ora, la carta al centro invece ci dice quest'anno, nel 2019, quali sono gli ostacoli da superare per diventare appunto, per entrare nell'energia della regina di spade. E qui abbiamo un 10 di denari, che è un po' la carta ombra. Allora, questo è un po' come se fosse il vostro ostacolo, quindi il vostro paggio deve saltare questo ostacolo per diventare la regina di spade. Vediamo come deve fare questo salto, cosa lo può aiutare a fare questo salto. E qui abbiamo l'asso di denaro, che è l'asso di denari, che è la carta che ci dà una soluzione. Che cos'è il 10 di denari? Allora, il 10 di denari è l'ultima carta, appunto, dei denari, ed è una carta che di solito indica, sottolinea il fatto che una persona ha raggiunto, materialmente determinati obiettivi. È indipendente economicamente, sta bene economicamente, ha una casa, una famiglia, eccetera, eccetera. È come se avesse in qualche modo raggiunto tutti i suoi obiettivi. In un aspetto ombra, in un aspetto tipo in questo caso come ostacolo, ci sta dicendo attenzione a non fare degli obiettivi materiali l'unico focus del vostro percorso del 2019. E qui ho un messaggio per molti di voi, attenzione a non fare, a non pensare, a non cadere nel tranello che vi dice se c'hai un lavoro dove guadagni tanto, se c'hai la famiglia, se c'hai dei figli, hai raggiunto tutti gli obiettivi, sarai felice e contento. No, non è quello l'obiettivo della vita. Non ti devi focalizzare, per esempio, solo sul fare soldi. Il fare soldi è una conseguenza, eventualmente, di quello che stai facendo, ma non deve essere l'obiettivo. L'obiettivo che tu ti poni nel 2019 deve essere molto più grande in termini di pensiero. La regina di spade pensa molto più in grande, non rimanere intrappolato nella materia, non è che comprarti la macchina, comprarti la casa, avere una moglie, avere dei figli ti realizza per dire, o avere un marito, avere dei figli ti realizza come persona. La realizzazione, l'autorealizzazione sta altrove, è qualcosa di molto più profondo, è una ricerca, non ti dimenticare che il paggio di denari è alla ricerca di un percorso che va bene per lui. Mi viene quasi da dire, in questo momento ho avuto un'immagine alla testa del Santo Graal, è come se tu dovessi andare alla ricerca del Santo Graal nella tua vita, di uno scopo che ti rende soddisfatto, che ti dà un senso di autorealizzazione. Le cose materiali, se vengono spontaneamente perché stai facendo il percorso giusto e hai successo, ok, ma non devono essere il tuo primo obiettivo. La tua vita non è quello, specialmente, non è quella, specialmente nel 2019. La regina di spade ti dice di pensare, di ascoltarti meglio. Qui c'è una, come dire, una riflessione sulla parola, quindi sul parlare e sull'ascoltare. Ascoltati meglio. È importante che tu ti dica la verità, la profonda verità. Non deve essere una tua preoccupazione quella della famiglia o di avere determinate cose quest'anno. Cosa devi fare per saltare questo problema del 10 di denari? Abbiamo un asso di denari, che è il primo scalino del 10 di denari, quindi in un certo senso queste carte ti stanno dicendo nel 2019 è importante che tu non abbia fretta, prima di tutto. Perché se hai fretta di raggiungere determinate cose, non lo farai nel modo giusto, lo farai in un modo arido e sterile e quando le avrai raggiunte ti sentirai poco soddisfatto. Invece qui l'asso di denari ti dice di iniziare l'anno riflettendo bene su quale deve essere il tuo obiettivo, sulla tua visione. Tra l'altro l'asso di denari ci dice che sono non solo in arrivo tante novità per te da un punto di vista pratico e materiale, ma le devi anche condividere. Qui c'è un discorso anche di generosità che io sento molto importante, come se quello che tu fai passo passo, lentamente, che ti conquisti mattone per mattone, ti debba aiutare nella tua visione che ricordati è molto più grande, ti deve aiutare anche a coinvolgere gli altri. Tra l'altro, quando ci si fissa ad arrivare a 10,
qui c'è un asso, qui c'è un 10. È interessante. Quando ci si fissa di arrivare a 10, è come se si saltassero dei punti, degli scalini. In una scala da 1 a 10, è come se dal 2 al 9 uno non prestasse attenzione, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non prestasse attenzione agli altri numeri. Quindi si rischia anche di creare una realtà che non ha delle fondamenta stabili. L'asso di denari ti dice costruisci passo per passo, mattone per mattone. Prendi in considerazione le proposte altrui, non le scartare, quindi c'è anche bisogno di una certa flessibilità quest'anno. E prendi anche in considerazione il fatto di iniziare progetti nuovi e di coinvolgere la gente. Sento anche che per qualcuno di voi quest'anno, sarà molto importante la base. Mi spiego. Sarà molto importante per alcuni di voi il posto dove vivete o dove lavorate. Quindi sembra che sarà una delle cose fondamentali da risolvere nel 2019. Perché ho la sensazione che se vi trovate a lavorare nel posto giusto, a vivere nel posto giusto, tutto il resto fluirà, in modo molto più semplice. E le conquiste di tutti gli altri numeri avverranno in modo molto più fluido, meno, diciamo così, ostacolato. Adesso io voglio sapere quello che facciamo. Adesso facciamo una cosa diversa, nel senso che io finora mi avete sempre visto leggere le carte. Io voglio vedere, non solo abbiamo visto come fare questo salto, come saltare questo ostacolo, quindi di non saltare a 10, ma vi ricordano le carte, mi raccomando, non saltare gli altri passi, parti da uno. Che se no poi ti trovi svantaggiato. Ma io voglio sapere anche quali talenti e che cosa dovete utilizzare, che cosa, quali talenti o quale altre capacità o caratteristiche o quale altra natura dovete utilizzare per diventare alla fine del 2019, per entrare, diciamo, entro la fine del 2019 in questa energia della regina di spade. Per fare questo io ho altri due mezzi. Allora, io ho qui dei dadi e io adesso voglio vedere quale talento, che cos'altro dovete utilizzare per raggiungere i vostri obiettivi e diventare, entrare nella regina di spade nel 2019. Allora, qui abbiamo un dado nero, è uscito un 1 nero. Vediamo anche, adesso a breve vi dirò, questo invece è un oracolo molto particolare, degli animali guida, degli spiriti guida, vediamo quale caratteristiche, quale animale viene in vostro aiuto, quale caratteristiche di quale animale dovete a livello sottile, a livello energetico utilizzare e incarnare per raggiungere i vostri obiettivi di avere successo nel 2019. Eccolo qua. Allora, Bear, l'orso. Partiamo prima dal dado nero. Che cosa ci dice questo dado nero? Che è necessario innanzitutto, quest'anno, ve lo dico subito, di non stancarvi. Vi dovete prendere questo messaggio che viene sia dal dado nero che dall'orso, diciamo il vostro spirito guida quest'anno, ricordatevelo. Quindi se vedete orsi da qualche parte ricordatevi che è il vostro animale guida per il 2019. Allora, ci dicono che vi dovete prendere cura del vostro corpo, del vostro fisico. Perché il rischio, innanzitutto, questo è un avvertimento, il rischio è che bruciate tutte le vostre energie prima del tempo. Tra
tra l'altro io ho la sensazione, allora qui è uscito il dado nero. Il dado nero è come se ci dicesse un po' una mancanza di allineamento e una mancanza di energia, quindi vi dovete riallineare prima di tutto. E dovete, per riallinearvi dovete fare in modo che dormiate nel modo giusto, che mangiate nel modo giusto quest'anno, ma non solo, che facciate esercizio fisico. Quindi se non state facendo alcuno sport, alcun esercizio fisico, mi raccomando, rimediate subito. Tra l'altro questo è un dado che ci dice che c'è la necessità per voi quest'anno di utilizzare tutti i vostri talenti. Mentre ci sono dei dadi che parlano di talenti in particolare, nello specifico, questo vi dice che dovrete utilizzare tutti i vostri talenti, tutti i talenti a vostra disposizione, in qualche modo dovete trovare un equilibrio tra tutte le vostre energie. Se parliamo di chakra, non so se siete familiari con i chakra, ma è come se doveste in qualche modo riequilibrare tutti i vostri chakra. Non ci deve essere quest'anno un chakra che lavora più di un altro. Che cosa vuol dire? I chakra sono sette, sono appunto, vengono definite, sono delle ruote, diciamo così, energetiche, corrispondono non solo a degli organi in particolare, ma diciamo così a delle energie in particolare. Quindi voi dovete tenerli tutti in equilibrio, quindi dal dormire bene, quindi dal primo chakra, dal dormire bene, al mangiare bene, a radicarvi bene, che magari lo fate già col lavoro o con l'esercizio fisico, dovete cercare poi di mantenere un equilibrio anche con tutti gli altri, alimentare la vostra parte creativa, non peccare di ego, cercare di avere un ego equilibrato, cercare di dare, ritorno al discorso della generosità, di dare quanto ricevete, cercare di comunicare nel modo giusto, quindi è anche importante che ascoltiate, che non parliate addosso agli altri e che non lasciate che gli altri vi parlino addosso, quindi comunicazione è un equilibrio in tutti i sensi, che non pensiate troppo, ricordatevi che la regina di spade pensa in un modo molto programmato, quindi segnatevi i punti importanti delle cose, non girateci intorno col pensiero. Ed è importante anche, ricordatevi che questo Paggio di Denari ha un'aura un po' spirituale, ed è importante anche che non vi dimentichiate della vostra connessione col divino, divino inteso in senso ampio del termine. Del resto se siete qui e mi state ascoltando in qualcosa che crederete, per cui al di là del vostro credo è importante che, come dire, rispettiate in un certo senso delle leggi universali. Che siate grati per quello che ricevete, che al tempo stesso in qualche modo valutiate, facciate un processo di introspezione profondo che vi aiuta a essere maggiormente consapevoli. Tra l'altro, interessante perché questo tipo di lettura io l'ho chiamata lettura trasformativa, la parola chiave per voi è trasformazione. L'orso è un animale che va in letargo. Questo è innanzitutto, qui siamo nella terra. Questo è il simbolo della terra e i denari sono anche questi simbolo di terra, l'energia di terra, quindi dovete essere molto ben radicati quest'anno, perché se non lo siete, e quello vi dicevo, l'esercizio fisico anche vi aiuterà, che succede? Che non sarete, potreste non essere attivi quanto dovete essere, magari finite per procrastinare o essere pigri, quindi dovete evitare quello, o finite per essere inutilmente iperattivi, quindi ci vuole un certo equilibrio. L'orso però è anche una carta che vi dice, lui è un animale che sta in letargo per tanto tempo, e quando esce dal letargo inizialmente le cose sono un po' lente. Quindi potreste trovare l'inizio dell'anno un po' faticoso, però l'orso è un animale molto forte e resistente. Quindi queste sono la vostra forza interiore, non stiamo parlando di forza fisica, la vostra forza interiore e la vostra resistenza sono le cose a cui dovete attingere quest'anno. E dovete fare in modo che non scarichiate mai del tutto la vostra energia. Ecco perché dicevo anche il movimento fisico, perché il movimento fisico, per quanto uno sul momento magari ha la sensazione di scaricarsi, invece permette di riacquistare energia. Permette di mantenere l'energia del corpo in equilibrio. Quindi mi raccomando, forza, determinazione e resistenza sono i vostri grandi talenti che dovete sfruttare, diciamo le vostre grandi capacità,
che dovete sfruttare al meglio e assicuratevi sempre di avere l'energia di cui avete bisogno, non arrivate ad essere scarichi, mi raccomando. E questo è tutto per il gruppo numero 1, io spero che la vostra lettura trasformativa vi sia piaciuta e spero che vi sia d'aiuto. Sono in arrivo altre letture per il 2019 di diverso tipo, ma questa spero che vi sia veramente utile, che vi risuoni. Grazie per l'attenzione, buon 2019! Ecco la lettura trasformativa numero 2 per chi ha scelto il gruppo di carte numero 2. Andiamo subito a vedere chi siete adesso, come iniziate il 2019. Qui abbiamo una regina di denari e vediamo chi dovete diventare. Un re di denari. Molto interessante. Allora, andiamo subito a vedere chi è la regina di denari. La regina di denari... Beh, già il messaggio è molto semplice, qui c'è un'energia femminile, il re di denari è un'energia maschile, quindi non è, ti ripeto, non ha importanza che tu sia un uomo o una donna, qui stiamo parlando di energie. Allora, la regina di denari, chi è la regina di denari? La regina di denari è una donna molto pratica, è la perfetta madre di famiglia di solito, colei che è indipendente, lavora... guadagna, di solito ha una famiglia, non è detto che tu debba avere una famiglia, ma potresti semplicemente avere un'organizzazione della casa che funziona molto bene, oppure potrebbe essere anche che sei una che hai incarni benissimo l'energia della regina di denari sul lavoro. La regina di denari poi è una che si prende cura degli altri, qui c'è un bambino e ci sono degli animali, quindi è una che sicuramente si prenda cura di tutti, quindi sia a casa che sul lavoro, in un certo senso è un grande punto di riferimento. Questa carta, tra l'altro, ci dice che il 2018, nel 2018 la realizzazione pratica delle cose è stata, come dire, la chiave dell'anno. Ed esci dal 2018 sentendoti più forte, sentendoti in una posizione, come dire, salda, sentendoti anche che hai costruito un qualcosa. Lei addirittura c'ha come un castello sulla testa, la sua corona è quasi un castello. Può essere anche che alcuni di voi abbiano messo su famiglia nel 2018, oppure può essere, tra l'altro è una donna generosa, di solito può essere anche, mi viene da dire, quasi una samaritana, una persona che si prende cura degli altri, ma può far parte anche di organizzazioni umanitarie, non so come dire, una che si prende cura degli altri, che si occupa del sociale, che magari lavora, faccio un esempio, lavora per la Caritas, oppure lavora per gli immigrati, oppure lavora per i ragazzi difficili, è una che è socialmente molto impegnata, di solito la regina di denari, ma può semplicemente anche dire che sei una persona che magari sul lavoro, o in famiglia, o a casa, si prende cura di tutti gli aspetti, e lo fa in modo anche molto materno. C'è un'energia qui molto forte di Toro, sento. Quindi persone anche che agiscono in modo concreto e pratico, che magari anche costruiscono delle regole nel loro percorso. Toro o Vergine, devo dire, in realtà i segni di terra, chiaramente. Che vuol dire che dovete entrare nell'energia del re di denari? Guardiamo questo re di denari. Questo re di denari in questo mazzo è molto particolare. Prima di tutto perché è tutto d'oro. Quindi è un po' un re Mida. E qualsiasi cosa lui tocchi diventa oro. Ah, vedete che dicevo l'energia del Toro? La sentivo molto forte, non mi ero accorta che c'erano due tori, non ci stavo pensando. Comunque, chi è in questo caso il re di denari? Il re di denari, in questo caso, fa il passo successivo. Vi sta dicendo, ora che avete raggiunto tanto, che avete raggiunto tanti obiettivi nel 2018, vi dovete mettere ancora di più al servizio degli altri. Però mi viene da dire che lo dovete fare in modo leggermente diverso.
sembra che dobbiate dare gli strumenti, più che farvi in quattro per gli altri, mi viene da dire che dovete dare agli strumenti agli altri per costruirsi il loro impero e la loro dimensione. Quindi, più che prendervi cura e aiutare gli altri, dovete dare agli altri gli strumenti per diventare indipendenti. È come se voi aveste nel 2019 la capacità di toccare anche le cose degli altri e renderle oro, che è una grandissima qualità. Quindi è una qualità che dovete sfruttare, cioè dovete entrare sempre più, dovete fare uno spostamento, un passetto in più. Non perché il re sia meglio della regina di denari, assolutamente no. Ma come se il vostro essere anche generosi e caritatevoli e il farvi in quattro per gli altri deve essere meno, come dire, meno azioni pratiche, faccio questo per te, faccio questo, quello, te lo faccio io. In questo caso io lo sento come se doveste un po', ok, devi fare questa cosa, va bene, ti aiuto, ti spiego come si fa, magari ti do anche una, come dire, una base su cui partire. Ti aiuta ad organizzarti, ma cerco di renderti in qualche modo indipendente. Tra l'altro, il mio occhio continua ad andare qui sul fatto che lui c'ha questo libro, è come se il re di denari mostrasse delle regole d'oro agli altri. Ho anche la sensazione che alcuni di voi, non so perché, potrebbero essere degli insegnanti o potrebbero aiutare gli altri a insegnare. Per quanto di solito l'insegnante sia re di spade, ho la sensazione che quest'anno qualcuno di voi potrebbe, anche con un'energia come quella del re di denari, potrebbe insegnare qualcosa agli altri. C'ho anche un'altra sensazione, che se avete lavorato tanto, soprattutto per gli altri, in un certo senso potete anche stabilire dei confini diversi quest'anno, quindi farlo sicuramente in modo diverso e lavorare per gli altri. Rimane una vostra prerogativa lavorare con gli altri e per gli altri per certi versi, ma è come se lo poteste fare rispettando un po' di più come dire, i vostri confini e dando altri strumenti di diverso tipo agli altri, appunto che li rendono indipendenti da voi. Voi potete comunque rimanere una roccaforte, una roccia solida per gli altri, quasi un consigliere, mi viene da dire quasi che raggiungerete una posizione da consiglieri, ma consiglieri per le cose assolutamente pratiche, per come muoversi nella vita in modo pratico, perché sembra che voi lo sappiate fare magistralmente. Veniamo un po' l'ostacolo, che cosa dovete superare? Sette di bastoni. Allora, guardate questa carta. C'è un mostro chiuso in una torre che dalla finestra combatte contro dei bastoni. Ci sono questi sette bastoni. In realtà, noi non li vediamo gli avversari, non li vediamo i nemici, non sappiamo neanche se ci sono realmente. Sette di bastoni è una carta di conflitto. È la carta di chi un po' sta sulla difensiva, visto che qui è l'aspetto ombra, è ciò che dovete superare. Secondo me dovete quest'anno incominciare a guardare gli altri in modo diverso. Se magari avete fatto le regine di denari o siete stati nell'energia della regina di denari tutto l'anno, può anche essere che siate molto stanchi. Può anche essere che a volte abbiate sentito come se le persone abbiate avuto la sensazione che le persone portassero via la vostra energia in qualche modo, che ci può stare, chi si fa in quattro per gli altri molto spesso non sa quando mettere dei confini, mentre magari qui il re di denari ci riesce abilmente. Ecco perché dovete fare quel salto. Il 7 di bastoni dice che, nonostante sia stato un anno fruttuoso, cioè ne uscite benissimo, perché caspita, iniziate il 2019 come regina di denari, che è una bellissima figura, siete un po' sulla difensiva. Il 7 di bastoni ci dice che siete sulla difensiva, percepite dei nemici dove non ce ne sono, quando non vi rendete conto che in realtà siete già in una posizione privilegiata. Dovete
Se siete in una fortezza che è totalmente chiusa e c'è solo questa finestra dove siete voi, è difficile che queste persone qui sotto, che noi neanche vediamo, queste minacce, entrino dalla finestra. Quindi in realtà siete più che protetti, forse anche troppo. Quindi mi viene da dire che dovete fare questo salto, questo vedere gli altri come una minaccia, come una possibile minaccia, o queste difese che avete costruito nel tempo, le potete superare. Bellissimo, con un 6 di bastoni. Allora, che vuol dire? Chi è il 6 di bastoni? Il 6 di bastoni è una grandissima carta di vittoria. Questo è il condottiero. E quindi ritorniamo al discorso di prima. Il condottiero è colui che ha vinto tante battaglie e torna vittorioso in città. Non avete motivo per stare sulla difensiva, non avete motivo per proteggervi e non avete motivo per creare conflitti con nessuno. Già come regine di denari siete vincenti, quindi non è che vi viene chiesto, vi dice come regine di denari, nell'energia della regina di denari siete stati vittoriosi, avete fatto tanto, avete contribuito a tanto, avete raggiunto tanti obiettivi e avete aiutato gli altri. Magari non tutte le battaglie sono state vinte, ma uscite dalla guerra come vincitori. Potete celebrare ed entrare in questo nuovo ruolo tranquillamente. Potete entrare nel 2019 in un ruolo ancora più dorato, quello del re di denari. Vi ripeto, il re di denari non è migliore della regina di denari, ha delle qualità leggermente diverse, quindi magari stabilire nel vostro regno dei confini diversi. Ecco perché io dicevo da un'energia femminile dovete passare a un'energia maschile. L'energia femminile è quella sempre molto accogliente, quella del sì. L'energia maschile è quella che mette i confini, è anche quella che dice no. Un re di denari sa quando dire di no. E non dovete più stare sulla difensiva. Ricordate che avete vinto, siete dei condottieri. Non siete, tra l'altro, qui sono dei mostri, non siete dei mostri che vi dovete difendere da altri mostri, siete dei condottieri. Potete portare, come dire, nel vostro regno potete stabilire delle nuove regole che aiutano tutti, creando anche dei confini validi. Ora voglio fare un'altra cosa per voi. Io ho qui altri strumenti che voglio usare. Io qui ho dei miei dadi speciali. Voglio vedere quali altri, è un altro mazzo di carte, quali altri talenti o cos'altro dovete fare per entrare nel 2019 nell'energia del re di denari e quindi essere vittoriosi e vincenti. Vincenti nel senso di sentirvi autorealizzati e per essere maggiormente appunto in linea con la vostra natura. Allora, 4 verde e poi qui abbiamo un oracolo particolare di animali guida. Vediamo quale energia di quale animale vi può aiutare nel 2019. Allora, il cammello. Allora, abbiamo un dado verde, abbiamo il numero 4 e abbiamo il cammello. Il dado verde è un dado che fa riferimento al quarto chakra, al chakra del cuore. Adesso non so quanti di voi sono familiari con i chakra. Però il chakra del cuore è quello che parla appunto di un amore incondizionato, è quello che parla di un equilibrio nell'amore, nel dare e nel ricevere. Quindi non bisogna né dare troppo né ricevere troppo. Quest'anno, e questo mi viene da pensare a quello che ho detto prima, appunto, che la regina, magari come nell'energia delle regine dei denari, vi siete anche fatto in quattro per gli altri. Quest'anno, nel 2019, è fondamentale per voi mantenere un equilibrio a livello di chakra del cuore, a livello di amore, amore inteso in senso ampio del termine, non stiamo parlando di relazioni di coppie. Quindi è importante stabilire un equilibrio profondo tra quello che si dà e quello che si riceve.
Non bisogna dare più del dovuto e non bisogna dare neanche di meno. Ricordiamoci che il re del denaro è in cattivo aspetto, una persona che non dà abbastanza, quindi c'è anche quel rischio. Quindi se entrate nella regia del re di denari, prendete perché lui è molto è tutto d'oro, quindi mi raccomando, non trattenete. Il 4 è una carta che il 4 è un numero di equilibrio, dovete raggiungere il giusto equilibrio. Cioè, sì, vi siete sentiti. Queste erano così, prima le ho messe in modo sbagliato. Attenzione a non trattenervi. Il 4 è un numero di grandissimo equilibrio, quindi trovate il giusto equilibrio. Non vi trattenete per paura con questo senso di minaccia. In un certo senso avete già vinto, avete conquistato tante cose, quindi siate generosi, stabilite delle regole, ma siate generosi. E questo è quello che il dado vi dice. Quindi la componente di generosità deve rimanere, deve essere soltanto giustamente equilibrata. Il cammello, invece, che qui è rappresentato, è il vostro animale guida, diciamo così, per il 2019. Questo è innanzitutto il simbolo del fuoco, quindi un simbolo di grande trasformazione in un certo senso. Quali sono le grandi qualità del cammello? Il cammello è un animale che può stare per lunghissimi periodi, anche se non c'è cibo o acqua, perché lui può trattenere dentro di sé il cibo e l'acqua. Quindi è un animale di grandissima resistenza ed è un animale pieno di risorse. Quindi le vostre qualità per il 2019, quelle a cui dovete attingere per avere il successo che vi meritate, per essere maggiormente in linea con voi stessi, sono appunto il fatto di essere pieno di risorse, quindi di sapere sempre cosa fare, come fare le cose da fare, diciamo, nel momento giusto, e di avere la resistenza giusta per superare qualsiasi ostacolo. Quindi questo è un qualcosa, sono delle qualità, dei talenti che voi avete, che dovete sfruttare al massimo nel 2019. Tra l'altro, il cammello è un animale che fa, come dire, lunghissimi viaggi. Viaggia e cammina per lunghissimi tratti, quindi ho la sensazione che questo potrebbe essere anche un anno di movimento. Anche il 6 di bastoni mi fa pensare a un movimento, come se andaste a conquistare delle cose e tornaste indietro, solidificando sempre di più la vostra posizione di re di denari. Quindi sfruttate l'energia del cammello, che è un animale molto resistente e pieno di risorse. E questo è tutto per chi ha scelto la lettura trasformativa numero 2. Io vi auguro uno splendido 2019 e spero di cuore che questa lettura vi possa essere d'aiuto. Grazie e a prestissimo. Ecco la lettura trasformativa numero 3 per chi ha scelto il gruppo di carte numero 3. Andiamo subito a vedere chi siete adesso, il Page di Spade, e vediamo chi dovete diventare. Il Cavaliere di Coppe. Bella trasformazione, anche complicata direi. Allora, chi è il Page di Spade? Il Page di Spade rappresenta la vostra energia adesso, e vi dice che siete appunto diventati dei paggi di spade nell'arco del 2018. Il paggio di spade, con le spade siamo nell'ambito, diciamo così, del pensiero, delle idee, però essendo un paggio è come se si avessero ancora delle idee che non sono completamente formate o che non sono, come dire, realizzate. Il paggio di spade, in particolare questo paggio di spade, quello di questo mazzo di carte, è un po' sulla difensiva, come vedete si protegge qui, ed è, come dire, bene armato, è comunque un po'... ha degli ideali, per carità, degli ideali anche importanti, ma non è ancora, molto sulla difensiva, anche perché questi ideali, sì, sono qualcosa in cui lui crede, ma non è ancora partito, come dire, alla conquista dei suoi ideali. È un po' sulla difensiva. Quindi io direi che verso la fine del 2018 probabilmente avete incominciato a pensare, mi viene da dire, con la vostra testa, avete incominciato ad avere anche dei pensieri diversi, ma sono ancora in forma embrionale.
È come se questi pensieri si dovessero in qualche modo sviluppare, crescere dentro di voi, ed è come se voi doveste andare un po', alla ricerca di una realtà che rispecchia i vostri pensieri. Lo approfondirò meglio a breve. Guardiamo un attimo il Cavaliere di Coppe. Allora, voi dovete fare questo salto. Da Paggio di Spade diventare un Cavaliere di Coppe. Chi è il Cavaliere di Coppe? E se guardate cambia completamente l'energia. Qui siamo in, come dire, nel momento in cui, nel momento della sera in cui il sole sta calando, e siamo in cielo, anche lui è in cielo, eh? Però lui sta, come dire, su una torre, ai piedi ben saldi per terra. Qua dovete fare quest'anno dovete spiccare un salto abbastanza importante, perché qui questo Cavaliere di Coppe, che è molto particolare in questo mazzo, non solo si ritrova a volare in aria, a volare in cielo, ma ha un cavallo che ha testa in giù, quindi è un'immagine paradossale, assurda, onirica, sembra un sogno. Anche l'atmosfera di questo cielo rosato con un sole che sta calando è un'atmosfera, sì, onirica mi sembra la parola giusta. E questo è un cavaliere che porta, qua veramente sembra un Santo Graal, che ha questa coppa. Da dove escono dei raggi dorati? Addirittura qui c'è un viso come una specie di senso del divino molto forte in questa carta. Questo finalmente è un cavaliere, è un personaggio che ha spiccato, ha fatto il salto, è saltato da questa torre alla ricerca e alla conquista dei suoi pensieri e delle sue idee. Quindi nel 2019 tutte le idee, tutte le cose a cui avete pensato, che avete incominciato a pensare verso la fine del 2018, le nuove idee che vi siete fatte, le nuove opinioni che vi siete fatti, in qualche modo devono spiccare il volo. E lo devono fare in modo, qui siamo nelle coppe, cioè qui dalle spade si passa alle coppe, da un pensiero che è pensato dalla mente, quindi è molto intellettualoide, bisogna passare a un pensiero di cuore. Ha un pensiero che è molto più emotivo, ha un pensiero di conquista romantica. Il Cavaliere di Coppe è un cavaliere molto romantico, è un po' come un cavaliere che va alla ricerca del Santo Graal o che ritorna dopo aver conquistato il Santo Graal. Quindi è come se voi doveste imbarcarvi in avventure che vi permettono di realizzare i vostri sogni, le vostre idee. Vediamo quali sono gli ostacoli da superare. 3 di denari. Vediamo anche questo paggio di spade deve saltare questo 3 di denari per diventare il cavaliere di coppe. Vediamo come lo fa questo salto. 2 di spade. Allora, interessante, questo è un mazzo di carte particolare. Qui si vede il dottor Frankenstein con Frankenstein. E quindi è lui il risultato di un esperimento, di un lavoro del dottor Frankenstein, e qua dice 3 di denari. E qua il 3 di denari viene rappresentato in modo particolare, però la sostanza non cambia. Il 3 di denari è una carta che parla di lavoro intenso e molto spesso di collaborazione. Questa carta ci sta dicendo, siccome è in aspetto ombra, è l'ostacolo che dovete superare, vi sta dicendo, per passare da Paggio di Spade a Cavaliere di Coppe, dovete fidarvi un po' più di voi stessi. Dovete in qualche modo lavorare, ma mi viene da pensare, siccome questa è la carta della collaborazione, è come se doveste, non che collaborare sia un male, ma in questo senso vi dovreste un po' fidare un po' più di voi. Non necessariamente dovete ricorrere agli altri per realizzare le vostre cose, anche perché non è detto che i vostri sogni e le vostre idee corrispondano a quelle degli altri. Per esempio, il dottor Frankenstein aveva l'idea di creare Frankenstein, di creare il mostro Frankenstein, e lui l'ha fatto. Ha avuto una visione ben precisa. E voi non dovete avere la stessa idea del dottor Frankenstein, non solo per un fatto etico, adesso sto scherzando, ma semplicemente perché ognuno ha le sue visioni. Non è detto che collaborare o lavorare con gli altri faccia del bene a tutto. Io di solito
sono a favore della collaborazione, del lavorare con gli altri, ma sembra che voi dobbiate sviluppare i vostri pensieri in modo indipendente dagli altri. Dovete sviluppare una vostra visione delle cose. Quindi dovete capire, quest'anno, nel 2019, arriverete a capire che quello che voi pensate non necessariamente deve essere quello che pensano gli altri, e quello che voi ricercate nella vita non necessariamente deve essere quello che cercano gli altri. Potete avere la vostra visione delle cose. Come dovete fare questa cosa? Come fate a fare questo salto del 3 di denari con il 2 di spade? Il 2 di spade, cioè questa donna con queste due spade, di solito questa è la carta della scelta e del dubbio. Quindi come fate a saltare quel 3 di denari? Lo saltate sciogliendo i vostri dubbi e le vostre indecisioni. Dovete fare delle scelte. Quest'anno per voi è l'anno delle scelte. Se volete crescere, se siete stanchi di essere dei paggi di spade e volete crescere nel mondo, avventurarvi, diventare il cavaliere di coppe, dovete scegliere, fare delle scelte. Delle scelte in linea con la vostra verità. Ricordiamoci che le spade sono anche una carta di verità. Di fare delle scelte molto più in linea con voi stessi, al di là di quello che vi dicono gli altri, al di là delle visioni degli altri, del punto di vista degli altri. Dovete evitare di trovarvi in situazioni di stallo e scegliere. Essere sicuri delle vostre scelte, quindi uscire dalle l'unico modo per uscire dall'indecisione è appunto fare una scelta di qualsiasi tipo. Una scelta di qualsiasi tipo non intendo una scelta a caso, ma nell'indecisione, quando è il momento di scegliere qualcosa, ascoltatevi, non ascoltate gli altri e scegliete la cosa che in quel momento vi sembra la più giusta. Se pensate a lungo raggio, che quella scelta vi definirà per sempre, chiaramente vi bloccate. Dovete scegliere quello che vi sembra giusto in quel momento, seguendo il vostro senso di verità interiore. Ora, anche per voi è una sorpresa, nel senso che ho altri due mezzi che voglio utilizzare. Qui ho i miei fedeli dadi. Io voglio vedere quali altri talenti. A cos'altro potete, come dire, cos'altro potete sfruttare di voi stessi, della vostra natura, dei vostri talenti, per entrare nell'energia del cavaliere di coppe, in modo da essere più felici in questo 2019, in modo da sentirvi più realizzati e soddisfatti. Allora, qui abbiamo un dado blu, il 6, e vediamo anche. Questo è un mazzo, un oracolo molto particolare sugli spiriti guida, sugli animali guida in realtà. Vediamo l'energia di quale animale dovete sfruttare nel 2019 per essere più felici e in linea con il vostro vero essere. Vediamo l'animale. Anche per voi il cammello. Interessante. Era uscito anche per il gruppo numero 2. Allora, guardate come il 6, interessante, il 6 il dado 6 blu è caduto proprio sulla gola di Frankenstein. Mi viene da ridere perché questo è un dado che io associo al chakra della gola. Quindi era finito proprio sulla gola di Frankenstein. Frankenstein non comunicava molto bene, aveva difficoltà a parlare. Quindi sembra che voi con un 6, con un numero 6, sembra che voi dobbiate imparare nel 2019 a comunicare in modo diverso. Su tutto, vi dovete sforzare a esprimere la vostra opinione anche sulle piccole cose, anche sulle cose del quotidiano. Dovete dare voce alle vostre idee. Questo paggio di spade deve crescere, deve dare voce ai suoi pensieri, alle sue idee. Fondamentale per voi avere un chakra, per chi si interessa di chakra, per
per chi non ne sa molto si può informare. Avere un chakra della gola è importante per voi, avere un chakra della gola ben bilanciato, in modo da poter comunicare meglio per ogni cosa, anche per le piccole cose, perché partendo dalle piccole cose poi arriverete a comunicare anche quelle più grandi. Allora, il cammello, questo è il segno del fuoco, è un animale che può stare lunghissimi periodi senza mangiare e bere, perché lui trattiene nel suo corpo sia l'acqua che il cibo, quindi è un animale resistentissimo. Ed è un animale appunto pieno di risorse. Il cammello vi sta dicendo che quest'anno, nel 2019, dovete fare affidamento su voi stessi, dovete fidarvi, la fiducia in voi stessi, l'autostima è la cosa fondamentale per voi. Dovete fidarvi di voi stessi, delle vostre idee, delle vostre opinioni, delle vostre risorse. Prima di andare dagli altri, ricordatevi che dovete superare questo 3 di denari. Prima di andare dagli altri a collaborare con gli altri, dovete cercare di fare le cose un po' più da soli. Fidarvi del fatto che ce la potete fare, che avete tutte le risorse e che anche le vostre idee funzionano. Dovete solo fidarvi di voi stessi. E se è necessario, dal momento che il cammello è un animale che viaggia anche lunghissime distanze, forse è importante anche che intraprendiate dei viaggi che vi aiutano a essere sempre più indipendenti. E che così magari potete anche imparare osservando, comunicando con gli altri, andando fuori, se necessario anche all'estero. Sento che alcuni di voi avranno bisogno di andare all'estero, di fare dei viaggi all'estero, per instaurare un tipo di comunicazione diversa. Sembra che il viaggiare vi possa aiutare a rafforzare le vostre idee, la vostra indipendenza psicologica e intellettuale. Per cui, mi raccomando, sfruttate, il cammello vi dice, sfruttate le vostre risorse, i vostri talenti, che ne avete tanti. Soprattutto qui parliamo del vostro modo di pensare, o la sensazione che vi dovete fidare delle vostre idee. È arrivato il momento di rendere, come dire, le vostre idee più decise, di lasciarvi alle spalle nel 2019 un'indecisione o un blocco psicologico che può avere caratterizzato il 2018. E mi raccomando, il chakra del lavoro è il chakra che dovete utilizzare meglio, sul quale vi dovete focalizzare un maggiore equilibrio a livello di comunicazione e di ascolto. Ma secondo me voi in particolare più a livello di comunicazione che non di ascolto. Non è una cosa carina da dire, mi verrebbe a dire ascoltate di meno gli altri e fidatevi di più di voi stessi e comunicate maggiormente le vostre idee. Spero che questa lettura vi possa essere utile, spero che appunto vi aiuti nel 2019 a muovermi meglio, con maggiore autonomia e in modo anche più, diciamo così, felice e sereno. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e ci vediamo prestissimo. Buon 2019! Ecco la lettura trasformativa numero 4, perché ho scelto il gruppo di carte numero 4. Andiamo subito a vedere chi siete ora, come iniziate il 2019, chi siete appunto diventati nel 2018. Qui abbiamo il Re di Spade. Vediamo ora chi dovete diventare. E qui abbiamo un re di coppe, un messaggio molto molto forte. Allora, vi ricordo che non ha importanza che siate uomini o donne, qui parliamo di energie. Ognuno di questi personaggi dei tarocchi ha un'energia ben precisa, per cui si tratta di energie. Qui il sesso della carta ha poco a che fare con noi, insomma. Vediamo subito chi è il re di spade. Voi in questo momento avete l'energia del re di spade. Chi è il Re di Spade? Allora, come tutte le carte di spade sono delle carte che riguardano il pensiero, l'intelletto, il mondo delle idee, anche delle intuizioni per certi versi, di un certo tipo di intuizioni. Il Re di Spade è un uomo, che ha, come dire, una visione delle cose nella sua mente, nel suo intelletto molto ampia. Di solito è un uomo che ha studiato, è un uomo che sa il fatto suo, che usa la parola molto bene. Molto spesso possono essere insegnanti, quindi
quelli molto spesso professori universitari, ma direi insegnanti in generale. È una persona che usa spesso la parola o anche nello scrivere, magari fa un qualcosa dove il parlare o scrivere hanno un ruolo fondamentale, perché diciamo il suo talento principale, la parola. Ma è una persona molto razionale che, come dire, ha un'ottima capacità, come dire, nell'usare la parola, ha capacità dialettiche molto forti, è una persona che sa dialogare, poi diciamo le spade hanno anche, c'è anche un senso insito un po' di giustizia nelle spade, nel senso che è una persona che di solito è alla ricerca di una verità. È una persona sicuramente molto razionale, dicevamo. Ora sembra che voi nel 2018 siate quindi diventate persone molto razionali, che pensano molto, potrebbe anche voler dire quello, che pensano molto, che utilizzano molto il loro pensiero, magari che parlano molto, che comunicano molto. Sicuramente qualsiasi cosa voi facciate, sono sicura che utilizzate la parola nel modo giusto. Per voi è importante il parlare, il dialogare, il confrontarsi, come dire, in quel modo, comunicando, pensando e comunicando. Vi viene chiesto quest'anno di fare un bel salto, di diventare dei re di coppe. Chi è il re di coppe? Per certi versi è l'opposto di un re di spade. Il re di coppe non è un uomo che pensa, è un uomo che sente. Quindi capite bene che per una persona che ha passato tutto il 2018 pensando, improvvisamente fare questo salto e arrivare a sentire è faticoso. Non è semplicissimo. Qui passiamo dall'aria all'acqua, quindi dai pensieri alle emozioni, cambiamo, questo è un re che cambia, come se tutto a un tratto gli venisse chiesto di cambiare regno e si ritrova, e se prima governava tra le nuvole nell'aria, ora deve governare il mondo delle acque, che è, come dire, per quanto la materia sia sempre la stessa in un certo senso, rimangono anche le intuizioni, ma sono intuizioni di tipo diverso. Vi viene chiesto di entrare maggiormente in contatto quest'anno con le vostre emozioni, con i vostri sentimenti. Se siete poi, perché qui re, se siete poi i governanti o i re di un qualcosa, all'interno avete una famiglia oppure sul lavoro avete una posizione importante, o anche nella società, non deve essere necessariamente nel lavoro, ma come persone, magari tra gruppi di persone, è importante che incominciate a governare, tra virgolette, dico governare perché questi sono dei re, tenendo molto più conto delle vostre emozioni, dei vostri desideri e delle emozioni e dei desideri degli altri. Tra l'altro, non è che vi viene chiesto semplicemente, e questo un po' mi dispiace per voi, nel senso che non è che vi viene chiesto semplicemente di passare dall'essere razionali all'essere più in contatto con i vostri sentimenti, ma vi viene chiesto non solo di essere in contatto con i vostri sentimenti, ma di saperli controllare bene, perché il re di coppe non solo sa quali sono i suoi sentimenti e non ha paura a mostrarli, e questo è importante, perché magari finora voi non avete mostrato i vostri sentimenti, avete analizzato le cose in modo molto razionale, avete pensato alle cose. Adesso dovete entrare in contatto con i vostri sentimenti e dovete anche essere in grado di, come dire, gestirli nel modo giusto. Quindi non aver paura di mostrarli, ma anche saperli, come dire, utilizzare nel modo giusto, in un modo anche equilibrato. Quindi vi viene chiesto di fare, come dire, un grosso salto. Vediamo qual è l'ostacolo principale in questa trasformazione. Interessante, carta capovolta, le avevo girate tutte. Allora, questo è un po' l'ostacolo del 2019, ciò che dovete superare. Questo re di spade deve diventare un re di coppe, per farlo deve saltare
questa carta, il giudizio, che addirittura è comparso capovolto. Allora, cos'è il giudizio, il giorno del giudizio? Arriveranno gli angeli e ci risveglieranno, a questo punto il giudizio universale. Capovolto, cosa ci sta dicendo? Che c'è il rischio che non ci svegliamo, che non vogliamo uscire dal nostro ruolo, che resistiamo. Qui ci sono appunto degli scheletri. Il giudizio, diciamo, in tutte le carte del giudizio, questa è una carta un po' particolare, è come se i morti rinascessero. In questo modo capovolto sembra quasi che noi non vogliamo resuscitare, che non vogliamo uscire da uno stato delle cose un po' bloccata. Del resto, se siamo stati dei re di spade tutto il 2018, significa che abbiamo utilizzato molto la testa e siamo stati molto poco in contatto con le nostre emozioni. Non resistete a questo cambiamento, per voi è importante, perché io ho la sensazione che se voi resistete e continuate a rimanere in un ruolo di re di spade, continuate a gestire il tutto con la mente, con raziocino, soffocando le vostre emozioni, vi colpiranno più là in modo durissimo. Invece cercate nel 2019 di fare questo passaggio, per voi è vitale. Dovete incominciare a pensare con il cuore più che con la mente. Dovete risvegliarvi a nuova vita. Vi serve, sembra che vi serve in tutti i campi, non solo sul lavoro. Per quanto io ho la sensazione che acquisterete qualcosa in più sul lavoro se fate questo passaggio, ma anche da un punto di vista affettivo. Come dovete fare questo salto? Come lo saltate? Come saltate questa carta del giudizio capovolta? Col 6 di spade. Allora, guardate, qui c'è una famiglia su una barca che attraversa un fiume. Da una sponda va verso un'altra sponda, loro si stanno lasciando qualcosa alle spalle. Nella barca ci sono delle spade conficcate che sicuramente aumentano il peso nella barca, ma è importante che al momento non vengano rimosse, nel senso che se si rimuovono queste spade chiaramente entra l'acqua nella barca. Che cosa ci sta dicendo questa carta? Questa carta ci sta dicendo che questa transizione per noi è essenziale quest'anno e lo sappiamo. Nel nostro profondo sappiamo che incarnando l'energia del re di spade abbiamo rinunciato a tante cose da un punto di vista emotivo affettivo. E io ho la sensazione che siamo diventati, che siete diventati, non è. Siete diventati dei re di spade, diciamo, siete entrati nell'energia del re di spade anche perché. Molti di voi per diverse ferite acquisite nel tempo, quindi si è fatto un passaggio in un mondo razionale per necessità, si è vissuti in un mondo razionale per necessità. Adesso però voi sapete nel vostro profondo, anche razionalmente, che vi state perdendo, diciamo, l'altra faccia della medaglia, quindi è necessario riavvicinarsi a un mondo emotivo che renderebbe il vostro mondo molto più ricco. Questo del 6 di spade è un passaggio difficile. 6 di spade è una carta difficile, però se pensate da 1 a 10, il 6 ha già superato il 5. Il momento di conflitto importante con voi stessi l'avete già affrontato nella fine del 2018, adesso che stiamo entrando nel 2019 il peggio è fatto. La transizione in parte è già iniziata, voi siete già su questa barca. E sapete che state andando nella direzione giusta, quindi non resistete. Se siete già saliti su questa barca, non resistete il cambiamento. Dovete integrare la vostra parte razionale con una parte più emotiva, è fondamentale per voi quest'anno. Ora io voglio fare un'altra cosa, ho qui degli altri mezzi. Vorrei vedere se i miei dadi speciali ci dicono quale talento o che cosa dovete sfruttare per quest'anno, il 2019, per essere molto più in sintonia con voi stessi, essere molto più sentirvi più, diciamo così, autorealizzati e felici. Allora, dado bianco 4,
E vediamo anche il mio oracolo speciale degli animali guida, degli spiriti guida. Vediamo anche che messaggio ci vogliono dare adesso. Quale animale, l'energia di quale animale vi guida in questo anno per affrontare questa trasformazione? Quale animale guida il gruppo numero 4? Ok, Firefly è la lucciola. Allora, il dado bianco, il 4, vi dice che in un certo senso avete raggiunto un certo equilibrio nella vostra vita, ma sentite che manca qualcosa. Il 4 è sì un numero di equilibrio, ma molto spesso è un numero che indica un equilibrio, o almeno io lo sento forte in questo caso, un equilibrio che rasenta la monotonia, che rasenta la noia. È un po' come se foste degli scrittori e vi trovate di fronte un po' alla pagina bianca e vi mancasse un qualcosa per scrivere. Magari lo sapete fare benissimo, siete preparati, avete scritto tanto, avete studiato tanto, ma vi manca quel qualcosa, quella scintilla che vi permette di dare a quello che fate la giusta energia. Quindi con un dado 4 bianco è necessario, in questa circostanza, io lo sento molto forte, è necessario per voi questo cambiamento. Diamo un'occhiata al vostro animale guida per il 2019. La lucciola. La lucciola è un insetto che è quasi in via di estinzione, è difficile vederle oggigiorno le lucciole, che emanano questa luce nella totale oscurità. Hanno vita breve, nel senso che la loro luce dura, penso anche come insetto abbia vita breve, ma la loro luce comunque dura poco, non è che dura tutto il giorno. Come cala il sole, quindi emerge questa luce che porta luce appunto nell'oscurità, quindi è già un animale molto simbolico. Qui è quella scintilla di cui parlavo prima. E allora andiamo a capire perché il re di spade deve fare il passaggio al re di coppe. A questo re di spade, che è anche un po' annoiato secondo me, deve cercare la scintilla nella sua vita. Gli serve, in questo caso la luce, l'ispirazione giusta per fare le cose. Qualsiasi cosa voi facciate, non dovete per forza essere degli scrittori o degli artisti, avete bisogno di un tocco di passione in più in quello che fate. Secondo me voi lo sapete, lo sentite, avete bisogno di ritrovare un qualcosa che avete perso. Avete bisogno di risvegliare quella scintilla che è dentro di voi, di ritrovare la creatività che è dentro di voi. Quindi direi che le parole chiave per voi per il 2019 sono ispirazione e creatività. È ciò che dovete ricercare per risvegliare la vostra luce interiore, per risvegliare anche un diverso tipo di passione verso la vita e verso ciò che fate. Io spero che questa lettura vi possa aiutare, spero che vi possa guidare nel 2019 e dare i consigli di cui avete bisogno. Vi ringrazio per la vostra attenzione e noi ci vediamo prestissimo. Nel frattempo, buon 2019! Ecco la lettura trasformativa numero 5 per chi ha scelto il gruppo di carte numero 5. Andiamo subito a vedere chi siete ora. In questo momento, cosa siete diventati nel 2018 e chi dovete diventare nel 2019. Abbiamo un cavaliere di bastoni, ora diciamo l'energia che vi rappresenta meglio è quella del cavaliere di bastoni e dovete diventare un paggio, un fante di coppe. Interessante questa cosa, una piacevole involuzione. Perché la chiamo involuzione? Adesso lo vediamo.
Vediamo chi è il cavaliere di bastoni. Siamo nell'energia, un'energia di fuoco, quella dei bastoni, quindi un'energia molto attiva. Siete stati molto attivi nel 2018. Vi sento, diciamo, quasi esploratori, come se fosse andati in giro a esplorare. È un'energia quasi di conquista questo. C'è un cavaliere, su un cavallo bianco. Sembra quasi una cosa tipo le crociate in missione. Che, diciamo, seguendo una bandiera dei suoi credi personali, è appunto andato alla ricerca di tante cose nel 2018. È stato un anno, sembra, avventuroso, fatto di grandi spostamenti, di grandi, appunto, imprese, e vi viene chiesto ora di fare un qualcosa di diverso. Entrate come cavalieri di bastoni nel 2019 e dovete uscirne come Paggio di coppe. Perché ho detto una involuzione? Perché il paggio di coppe, cioè in teoria un paggio viene prima di un cavaliere, in ordine alla famiglia reale noi abbiamo il paggio, il cavaliere, la regina e il re. È come se vi venisse chiesto di fare un passetto indietro. E io credo che questo si riferisca al fatto che se siete stati molto in movimento, molto, avete agito molto, nel 2018, nel 2019 dovete fare un passetto indietro. È come se doveste ritornare al momento prima di quando vi siete messi in viaggio. È come se vi doveste ricordare nel 2019 che cos'è che desideravate tanto e che cercavate tanto all'inizio del 2018. Perché ho la sensazione che allora qua ci sono due messaggi. Ho la sensazione che alcuni di voi un po' si siano persi nel 2018 o che siano arrivati alla fine dell'anno, che magari hanno fatto tante cose, ma non le hanno metabolizzate a sufficienza. Quindi c'è la necessità di fare un passetto indietro, analizzando le proprie emozioni, i propri sentimenti, la propria esperienza. Cercando di capire qual è stato il fuoco interiore, la scintilla interiore che vi ha messo in moto. Tra l'altro, molti di voi fuggivano da qualcosa. Nel 2018 siete un po', vi siete messi un po' in fuga. Alcuni di voi fuggivano da un qualcosa. A volte è necessario fuggire dalle cose, diciamo, è una tecnica di difesa interiore. A volte però bisogna poi ritornare sulle cose e cercare di analizzarle. Sembra anche che molti di voi trovino nel 2019 un sentimento che hanno ricercato per tutto il 2018, quindi dovete andare. C'è la possibilità che tutto quello che avete cercato nel 2018 lo troviate in realtà quest'anno. E magari non necessariamente muovendovi come vi siete mossi prima, magari anche stando un po' più statici, anche un po' più fermi. Il paggio di coppe è proprio l'innamoramento anche, ma non necessariamente qui parliamo di relazioni o di vita affettiva, potrebbe essere anche un innamoramento della vita, un innamoramento per un qualcosa, un innamoramento per una situazione. Magari ci si innamora di un qualcosa e finalmente ci si stabilizza. Sembra che per voi quest'anno sia necessario analizzare la vostra emozione, ma l'emozione primaria, come dire, l'emozione principale, più che primaria, quella originale. Questo cavaliere di bastoni, per arrivare ad essere un paggio di coppe, deve fare un salto, deve saltare questa carta. C'è un ostacolo qui. Vediamo qual è l'ostacolo del 2019. Il 6 di coppe. Quello che dicevamo, quello che dicevo adesso vi dico cosa dicono queste carte. Come facciamo? Come fate a fare questo salto? Questo cavaliere di bastoni deve saltare questo 6 di coppe per diventare un paggio di coppe. Per farlo è necessario passare per il 5 di denari. 6 di coppe. È una carta fortemente nostalgica. È una carta legata al passato,
È una carta, qui addirittura ci sono due bambini, legata alla memoria. Quindi è come se tutto questo, il passato e la memoria, vi stia in qualche modo vincolando. Non vi permettesse quest'anno di fare il salto che dovete fare. O perlomeno, diciamo, questo è un ostacolo che ci prova a non farvi fare il salto che dovreste fare. Ho la sensazione che molti di voi si troveranno all'inizio dell'anno, il 2019, attanagliati in una situazione che in realtà non vi appartiene più, ma c'è un po' di difficoltà a lasciare andare. Voi avete bisogno invece di trovare una situazione, diciamo, emotiva, affettiva. Io ho la sensazione che la stessa situazione emotiva, affettiva che vi ha fatto partire nel 2019 e vi ha fatto diventare il cavaliere di bastoni alla ricerca, avventuroso e alla ricerca di esperienze, in realtà questo sentimento si ripropone, ritorna. E voi dovete cercare di affrontarlo finalmente, di superarlo, per ritrovare invece, ritornare a un sentimento molto più puro, molto più in sintonia con voi stessi, che è quello del Paggio di Coppe. Però c'è da superare questo passato. Se non superate questo passato, rimanete imbrigliati in un senso nostalgico delle cose. Come fate a superare questo 6 di coppe? Abbiamo un 5 di denari, che è una risposta molto particolare. Perché il 5 di denari è una carta che parla. Qui c'è una donna fuori da una chiesa in una tempesta di neve con un bambino. È la carta per eccellenza di povertà. È una carta di denari, per cui parla di solito di una povertà materiale. Ma può parlare a livello affettivo anche di una incapacità di impegnarsi, per esempio nelle relazioni, o una capacità anche di impegnarsi e concretizzare le cose più in generale nella vita. Allora, qui ci sono diversi messaggi. Questa lettura è un po' più complicata delle altre. Perché? Quello che vi sta dicendo. Se siete ancora in brio, se diciamo un passato ritorna forte dentro di voi perché non l'avete risolto, dovete passare per uno stato apparentemente di deserto affettivo all'inizio dell'anno, fare, diciamo, attraversare la tempesta di neve per uscire da un tunnel, per uscire da questa tempesta rinnovati, con un sentimento nuovo. Quindi alcuni di voi dovranno tenere duro. I primi mesi potrebbero essere burrascosi, però dipende molto da voi, perché il 6 di coppe è un vostro sentimento nostalgico. Quindi, se volete rimanere attaccati a questo sentimento di nostalgico del passato, affrontate una burrasca di neve, chiaramente. Però, se tenete duro, ne uscite rinnovati. Incontrate del nuovo, Paggio de Coppe, un nuovo sentimento, una nuova emozione. Quindi dovete farvi forze e affrontare tutto questo. Un altro messaggio che ho per alcuni di voi è che ciò che vi ha spinto a essere cavalieri di bastoni per tutto il 2018, alla ricerca di qualcosa di altro, è come se finalmente potete vedere con i vostri occhi che è un, come dire, se affrontate questo sentimento, che quel sentimento, quel qualcosa, sì, in un certo senso vi ha spogliati, vi ha resi poveri, ma era un processo di transizione. Perché io in realtà vi vedo rinascere nel 2019. Allora, vediamo un attimo, perché io ho altri mezzi qua che ho intenzione di usare, che secondo me riesco a darvi. Allora, io ho adesso qui dei dadi e un altro oracolo che mi servono per vedere che cosa potete usare, quali altri talenti, cos'altro è importante per noi sapere, in modo che nel 2019 voi siate più felici e vi troviate a essere più in sintonia con voi stessi, ecco. Allora, questo è un dado arancione, il numero 2, poi vediamo
Questo è un oracolo particolare di animali guida. Vediamo quale animale guida sarà con voi, quale energia, l'energia di quale animale vi guiderà nel 2019, quali talenti e risorse potete usare nel nuovo anno per mettere in atto questo processo di trasformazione e transizione. Allora, qual è l'animale guida in questo 5? Wow! Moth! Che è, credo, la falena in italiano. Allora, e siamo in un'energia di aria. Partiamo dal dado arancione, dal numero 2, il dado arancione. Allora, il dado arancione lo possiamo associare al secondo chakra. Per chi non è familiare con i chakra, il secondo chakra è quello dove in certo senso risiede la nostra energia creativa, ma anche, diciamo, l'impulso creativo, anche la sessualità. E ci sta dicendo qualcosa di interessante. Sembra che il vostro impulso creativo, il bisogno creativo, ma anche il bisogno di viversi un certo tipo di sessualità in qualche modo, è ciò che ha fatto sì che io credo per nel 2018 abbiate avuto anche una vita avventurosa, nel senso che è diventata un po' un'energia di compensazione di altre cose. È necessario per voi nel 2019 ribilanciare questo secondo chakra in modo da vivervi la vostra creatività e la vostra sessualità in modo diverso. E perché al momento la sento molto oscillante. La cosa interessante è che anche la falena è un insetto che tende a volare verso la luce, quindi ha degli impulsi, ha dei momenti di grande entusiasmo ed è un animale, e quello è un bene, nel senso è come se fosse un po' la scintilla, è un po' come, non so se siete un segno del fuoco, un ariete, un sagittario, ma un po' vi sento così, come se voi tutto il 2018 aveste incarnato un po' l'energia di un segno di fuoco. E magari siete andati all'avventura e alla ricerca di cose di vario tipo un po' per compensare. L'energia della falena, in questo caso io la sento più come un avvertimento, nel senso che quell'impulso che voi avete, quella scintilla creativa, e ritorniamo sul secondo chakra, va indirizzata meglio, perché il rischio è che non portiate le cose a compimento, che magari avete un impulso di fare una cosa, andate e la fate, ve ne andate. C'è il rischio, la falena tende ad andare verso la luce, a volte non si rende conto, tende ad andare verso una fonte che può anche bruciarla. Quindi è attratta da un qualcosa che non necessariamente le dà una lunga vita. Quindi cercate di utilizzare questo impulso creativo che voi avete in un modo più realistico e produttivo nel 2019. Tra l'altro non è diverso, anche qui nel paggio di coppe c'è una scintilla, un sentimento, un'emozione, quindi c'è la necessità per voi di un ritorno a quella scintilla, a quel nuovo sentimento, però va in qualche modo controllato, è per questo che dovete lavorare sul secondo chakra, per bilanciarlo un po' di più, anche perché magari l'impulso creativo che voi avete, gli impulsi sessuali che voi avete, devono essere in qualche modo reindirizzati meglio per evitare un approccio alla vita leggero, ma leggero in senso negativo, mi viene da dire quasi superficiale. Quindi nel 2019 dovete fare un lavoro su voi stessi, ritornare un po' più a un sentimento vero delle cose, meno dettato
dà un'energia ballerina, che magari state sfuggendo a un qualcosa e per sfuggire intraprendete, iniziate diverse cose, spinti magari anche dall'entusiasmo del momento, ma dovete cercare di rimanere molto più costanti e molto più presenti nelle cose. Io vorrei fare una cosa per voi che non ho fatto per gli altri. Vorrei vedere se c'è un altro animale che può bilanciare la falena. Perché ne sento il bisogno. Quale altra energia possono sfruttare le persone che hanno scelto il gruppo numero 5? Sicuramente quest'anno per voi c'è la necessità di approfondire, ma vediamo. Quale altra energia? Ah, siamo sempre. Allora, Firefly è la lucciola. Voi siete attratti verso la luce. Avete bisogno di. Siete attratti dalla scintilla, di questa energia vitale. Quindi parte vi. Allora, nel 2019 dovete sicuramente seguire il vostro impulso vitale. Il vostro impulso creativo è fondamentale per voi, però il monito è questo: se iniziate un progetto di tipo creativo, tra l'altro vi è uscito il Paggio di Coppe, che per me nella mia mente è un po' il poeta. Non so se alcuni di voi lavorano con la parola in qualche modo, con le emozioni, fanno un lavoro che riguarda le emozioni e la parola, però in qualche modo dico. Se assecondate un progetto di tipo creativo o se avete sentito il bisogno di utilizzare la vostra scintilla creativa, che è un bene, non altalenate, nel senso cercate di rimanere costanti. Nel 2019 voi dovete portare a termine le cose che iniziate. Dovete uscire dall'energia del cavaliere di bastoni, il cavaliere di bastoni che va sempre all'avventura, arriva in un posto e poi se ne va, arriva in un altro e poi se ne va. Portate a compimento le cose che iniziate. Perché questo atteggiamento del cavaliere di bastoni per voi viene da una ferita recente o lontana che non vi permette di essere costanti nelle cose. Nel 2019 per voi è vitale trasformarvi, assecondare la vostra energia creativa, il vostro impulso creativo, l'impulso sessuale in un modo più equilibrato. Meno diciamo da avventurieri, più da poeti. Cercate di essere costanti e di non bruciare. Ecco perché la falena. Considerate che anche la lucciola ha una vita breve. Quindi cercate di sfruttare al massimo le vostre esperienze, ma dandogli anche lunga vita. Non bruciatele prima del tempo, perché poi vi ritrovate anche in un senso, come dire, in un deserto, anche emotivo, anche affettivo. Dovete evitare quello quest'anno. Io spero che questa lettura vi sia d'aiuto, spero che vi sostenga nel 2019. Vi auguro comunque un anno splendido, un 2019 splendido. Ci vediamo prestissimo, intanto grazie e a presto. Ecco la lettura trasformativa numero 6 per chi ha scelto il gruppo di carte numero 6. Andiamo subito a vedere chi siete in questo momento, quale personaggio vi rappresenta meglio all'uscita del 2018 e all'inizio del 2019. E qui abbiamo il paggio di bastoni o fante di bastoni. Vediamo chi dovete diventare. Regina di coppe. Vi ricordo che non importa sia che siate uomini o donne, queste carte parlano appunto di un'energia, l'energia della regina di coppe. Devi entrare nell'energia della regina di coppe. Allora, che vuol dire che siete il paggio o fante di bastoni, come preferite? Innanzitutto lui è un messaggero, siete un po' dei messaggeri. È uno dei messaggeri per antonomasia dei tarocchi, ma non solo. È,
nella famiglia dei bastoni chiaramente un po' il fanciullo è il bambino, è il più giovane. Quindi, però è colui che ha una vivacità e un'intraprendenza, mista in coscienza, mi verrebbe da dire, tipico, dei bambini. C'è in voi qualcosa di fanciullesco e di avventuroso, e questa è sicuramente anche una qualità, positiva, bella, nel senso che, vi rende intraprendenti, però, a volte chi agisce come page di bastoni, soprattutto se pensiamo, che ne so, nei posti di responsabilità o nelle relazioni, appunto non sente quel senso di responsabilità, cioè come se fosse un po' immaturo nel mondo. Quindi sicuramente c'è un sentimento di un'energia di fuoco che vi contraddistingue, che è un qualcosa di bello e puro, che va, come dire, in qualche modo rispettato, ma al tempo stesso vi viene chiesto di fare un salto di qualità e di diventare, di entrare nell'energia nell'energia della regina di coppe. Chi è la regina di coppe? La regina di coppe è una donna, che rappresenta un po' tutti i segni d'acqua, scorpione, cancro, pesce. È una regina molto morbida, molto sensuale, molto accogliente. È un'energia, è una figura che conosce bene le proprie emozioni, naviga tra le proprie emozioni, è una figura fortemente empatica. Ed è una persona che appunto non ha paura di attraversare le proprie emozioni perché in qualche modo le sa riconoscere, non ha paura che prendano il sopravvento perché in qualche modo è in controllo della propria vita emotiva e affettiva in un certo senso. Tra l'altro è una donna che è un'energia, l'energia di una donna che ha una grande intuizione. Vi viene chiesto quindi di fare un passaggio piuttosto forte. E innanzitutto vi viene chiesto di, come dire, quest'anno, il 2019, di acquisire maggiori responsabilità, un senso di responsabilità che magari finora avete ignorato. Mi viene a dire ignorato perché magari, cioè, ne conoscete l'esistenza, ma, è come se aveste voluto prendere tempo in un certo senso, il che va bene, però adesso, soprattutto a livello affettivo ed emotivo, nel 2019 vi viene chiesto di essere molto più empatici verso gli altri, di prestare molto più attenzione all'altro. Magari nel 2018 avete agito molto per voi stessi, avete fatto delle co le cose che volevate fare, magari anche dettato, tutte le cose dettate dall'impulso. Avete esplorato, avete capito, magari anche da un punto di vista amoroso, alcuni di voi potrebbero aver avuto diverse storie, diverse avventure. Adesso vi viene chiesto invece di fermarvi, fare un processo di introspezione, entrare molto di più in voi stessi, capire le vostre emozioni, capire quello che desiderate, quello che volete e cercando anche in qualche modo di utilizzare la vostra sensibilità per capire maggiormente gli altri. Non è più un viaggio che dovete fare da soli, è un viaggio che dovete fare in connessione con l'altro. Io vorrei vedere, prima di aggiungere altro, qual è l'ostacolo. Questa carta qui è un po' l'ostacolo che deve fare il Paggio di bastoni, deve saltare questo ostacolo per diventare regina di coppe. Vediamo. Immaginavo. Allora, qui abbiamo un 9 di coppe. Allora, guardiamolo bene. In penombra, in una stanza, c'è un uomo seduto su una sedia che beve un liquido verde, sembra probabilmente assenzio, e ha lo sguardo perso. Pensa ad altro. Il 9 di coppe è la carta di desiderio per eccellenza. E c'è anche sempre un senso molto forte di attesa in un 9 di coppe, come se uno aspettasse
che i desideri diventassero realtà. Questa carta è in posizione ombra, in posizione di ostacolo. Questo è il vostro ostacolo nel 2019. Cosa vi sta dicendo questa carta? Che se avete dei desideri, dei sogni, delle visioni nella vostra vita che possono riguardare qualsiasi ambito, ma secondo me qui c'è un forte riferimento alla sfera affettiva, però diciamo che può anche avere a che fare con, qui ci sono i bastoni, quindi con il business, con il lavoro. Questa carta in un certo senso è come se vi bloccasse, cioè dovete uscire da uno stato delle cose che in qualche modo è fermo perché fantasticate troppo, desiderate troppo. Cioè dovete stare attenti a non mettervi in una condizione un po' idealizzata delle cose, di un'attesa quasi idealizzata, come se uno passasse il tempo nel 2019, stando seduto e immaginando delle cose, sognando delle cose, quindi magari giustificando. Faccio un esempio molto pratico. Se parliamo della sfera affettiva, io non vorrei che voi andaste alla ricerca sempre di altro nel 2019, perché nella vostra testa c'è un blocco che vi fa pensare che quello che desiderate ancora deve arrivare. Però questo potrebbe valere anche per il lavoro. Quindi magari iniziate sempre da capo, ogni volta una nuova avventura, perché nella vostra testa desiderate un qualcosa che non sapete bene neanche che cos'è, e quindi siete in attesa che arrivi quella cosa. No, non fate quello, perché se fate quello, se fate lavorare la testa in questo modo, le emozioni in questo modo, in modo assolutamente idealizzato, non concludete niente e non vi impegnate. Invece nel 2019 voi avete il bisogno di mettere i piedi per terra, ma non solo, mi viene da dire le emozioni per terra. Se avete un desiderio, una visione, dovete realizzarla. Ecco perché dovete fare questo salto. Non rimanete fermi aspettando che le cose vi accadano. E magari nel frattempo vi vivete altre 100.000 cose come farebbe il page di bastoni all'avventura, perché tanto quella giusta non è ancora arrivata. Vediamo poi, tra l'altro, per fare questo salto, vediamo come va fatto questo salto. 8 di bastoni. Allora, l'8 di bastoni è una carta in netta contrapposizione con il 9 di coppe. Il 9 di coppe è una carta statica. Quest'uomo sta fermo e aspetta. L'otto di bastoni è la carta più veloce del mazzo. Qui ci sono otto bastoni che volano come delle frecce in una direzione. Tra l'altro, questa è la carta anche del viaggio, degli spostamenti molto veloci e dei messaggi. Abbiamo anche detto che lui è il messaggero. Vi ho chiamati i messaggeri prima. Allora, primo messaggio per tutti voi, per il 2019. È importante che col nuovo anno voi vi adoperiate per realizzare i vostri sogni. Non sedetevi, non aspettate. Se desiderate un qualcosa, agite e andatevelo a prendere. O createlo, create la vostra realtà. Tra l'altro, se state lì aspettando che un certo sentimento idealizzato arrivi tra le braccia, è perché in realtà probabilmente state sfuggendo dalle vostre emozioni e dalle vostre responsabilità. Quest'anno dovete entrare di più nei panni di una regina di coppe, entrare un po' di più in contatto con i vostri sentimenti, cercando di capire che cosa volete, che cosa desiderate, e proprio perché siete in grado di gestire questi sentimenti, potete conquistare tutti quei sogni, quei desideri che in un certo senso vi siete creati nella testa. Anzi, la regina di coppe vi aiuta a smistarli. Vi aiuta a capire quali sono le vere emozioni, i veri sentimenti, non ve li camuffa più. Vi aiuta a essere in controllo dei vostri desideri. Quindi non sono più dei desideri idealizzati, ma possono diventare reali e concreti se gli date questa opportunità. Ora, io qui ho altri due mezzi, ho dei dadi e un altro mazzo di carte e voglio vedere che altro potete fare. Quali talenti potete usare per muovermi nel 2019
con, diciamo, in modo più sereno, diciamo felice, sentendovi anche molto più realizzati. Allora, qui abbiamo un dado viola numero 3. Vediamo l'energia di quale animale. Di solito non sempre prendo le carte che cadono, vediamo se devono uscire, riusciranno. L'energia di quale animale vi guida nel 2019? Ne tengo conto, eh. Quale animale si fa avanti per il gruppo numero 6? Black egg, interessante. L'uovo nero. Adesso vi spiego di che si tratta. Diamo un'occhiata prima al dado viola. Allora, il dado viola, in questo caso con questi dadi, fa riferimento al sesto chakra, ovvero al terzo occhio, ma anche alla vostra mente, al modo in cui pensate, in un certo senso. Un 3, un numero 3 che è un numero di conflitto, c'è un ostacolo qui. Sembra che il vostro modo, in un certo senso, di pensare, di vedere le cose, non è al momento, mi viene a dire veritiero, non è realistico, diciamo così. Questo dado numero 3 vi dice in qualche modo dovete aprire molto di più il vostro sesto chakra per intuire in modo più accurato ciò di cui realmente avete bisogno. Quindi ritorniamo anche a un discorso di imparare a vedere la realtà in modo più intuitivo, quindi sentire molto prima di agire, perché un paggio di bastoni agisce molto velocemente o agisce basta, magari non si dà il tempo di sentire le cose. Tra l'altro, a voi non è uscito un animale, a voi è uscita una delle poche carte particolari, l'uovo nero. All'interno dell'uovo nero, quindi non si sa. E tra l'altro è rappresentato da uno zero, che è un po' un numero che contiene tutto il cosmo. In realtà all'interno dell'uovo nero, che non si è ancora dischiuso, c'è la verità. E questa carta viene, rappresenta un po' invece il quinto chakra, il chakra della gola, quindi della comunicazione. Quindi comunicazione e intuizione, mi viene da dire anche intelletto, sono un po' le parole chiave per voi per il 2019. Già la regina di coppe è una donna che sa comunicare, dicevamo, con gli altri in modo diverso. Secondo me, voi dovete fare in modo che quest'uovo si schiuda. Dovete accedere alla vostra verità interiore. Quando non si accede a quest'uovo, quello che succede è che un po' si va avanti nella vita con piccole cose, escamotage, finte verità, pettegolezzi. È come se si evitasse un po' per vie traverse di invece affrontare le cose per quello che sono. E si evitasse un po' di connettersi a una realtà più intima, un po' per paura, un po' per leggerezza. Tra l'altro, interessante che qui c'è una presenza di quasi di porpora, di viola, qui c'è un viola, quindi colori trasformativi, quindi per voi questa trasformazione è necessaria. E
Ed è un po' come se il 2019 vi fiondasse in questa trasformazione alla velocità della luce, con un 8 di bastoni in quella posizione. Dovete cercare di entrare, connettervi molto di più con la vostra intuizione. Ricordiamoci che la regina di coppe è una donna di grande intuizione. Perché in questo modo vi potrete muovere nel mondo con degli obiettivi ben più precisi. Ma anche più veri, e qui ritorno al discorso della verità, perché il 9 di coppe seduto in posizione di ostacolo vi stava dicendo che voi state lì aspettando un qualcosa che non sapete bene che cos'è, molto idealizzato, perché in realtà non vi sentite, cioè desiderate un qualcosa che non necessariamente è quello di cui avete bisogno. E c'è il rischio con un 9 di coppe in questa posizione di vivere un po' in un mondo immaginario, mentre se entrate molto più in contatto con la vostra intuizione e con quella che è la vostra verità interiore, potete poi muovervi nel mondo con una consapevolezza diversa e rapportarvi con gli altri in modo diverso, in modo più profondo, più intimo, potete anche accorciare le distanze, potete creare una realtà che non è più desiderata e immaginata, ma è reale. Io spero che questa lettura vi possa aiutare, spero che vi possa guidare nel 2019. Io vi ringrazio sempre per la vostra attenzione, vi auguro un 2019 splendido e noi ci vediamo prestissimo. Ecco la lettura trasformativa numero 7, per chi ha scelto il gruppo di carte numero 7. Andiamo subito a vedere chi siete ora. Quale personaggio della famiglia reale vi rappresenta meglio in questo momento? Quindi chi siete diventati nell'arco del 2018? E qui abbiamo una regina di bastoni. E ora vediamo invece chi dovete diventare nel 2019. Abbiamo un re di bastoni. Interessante perché anche a voi viene chiesto di fare una cosa che è stato chiesto di fare un altro gruppo, di rimanere sempre nel seme di bastoni, ma di passare da un'energia più femminile a una più maschile. Vediamo, cerchiamo di capire meglio chi è la regina di bastoni e chi è il re di bastoni. Allora, innanzitutto, energia di fuoco, come i segni astrologici di fuoco. Ma chi è la regina di bastoni? E non importa se tu sia un uomo, questa semplicemente appunto è l'energia della regina di bastoni. La regina di bastoni è una donna estremamente creativa, vivace, audace, libera, indipendente, piena di idee, creativa, intraprendente, l'ho già detto, per certi versi anche, come dire, avventurosa, è una donna sicura di sé, è una donna sicuramente, positiva, ottimista come figura. Io qui la sento particolarmente solare mentre la tengo in mano oggi. Che cosa vi viene chiesto di fare? Mi viene chiesto di fare questo passaggio, di rimanere sempre in questa energia, che mi viene da definirla appunto un'energia di fuoco scoppiettante, ma entrare un po' più nell'energia del re di bastoni. Chi è il re di bastoni? Ma il re di bastoni è un uomo che ha charm da vendere. Io ogni volta che mi esce il re di bastoni nelle letture è sempre un uomo intrigante, magari a volte anche un po' eccentrico, però è un uomo intrigante, è un conquistatore, è uno che è un affabulatore a volte, però è uno che ha grande carisma, che ha grande carisma. Cioè uno che quando entra in una stanza si girano tutti, perché la sentono la sua energia. Quindi non è che vi viene chiesto sempre di rimanere un'energia di questo tipo, scoppiettante, un'energia anche di azione, perché qui i bastoni è un'energia di azione, un'energia quindi di movimento, quindi sarà sempre un anno molto attivo per voi il 2019, che del resto se nel 2018 siete entrati nell'energia delle regine di bastoni, la regina di bastoni anche lei non sta mai ferma, ha 2000 progetti che segue,
E la stessa cosa per i re di bastoni, sarà sempre un anno molto produttivo. Forse la sensazione è che la sento, più che le carte, la sento io questa cosa, è come se fosse un anno, il 2019, in cui dovete mostrare un po' di più il vostro aspetto più teatrale. Io non so perché ho avuto la visione di un leone, quindi immaginiamo anche il segno astrologico del leone. E il leone ha bisogno di tanta visibilità, è come se il 2019 vi dovesse dare maggiore visibilità. È come se il vostro io, ma anche il vostro ego, avesse bisogno di più luce, di più visibilità, di più spazio. Ed è come se il tuo ruolo da condottiero in qualche modo dovesse essere riconosciuto. Vediamo un attimo, perché sono curiosa anch'io, qual è l'ostacolo. Questo è l'ostacolo, diciamo, che renderà questa transizione un po' difficile. La sacerdotessa. Sacerdotessa, appunto, carta di grande introspezione. Allora, dov'è il problema? Il problema è che è difficile gestire una visibilità quando si hanno dei momenti in cui la sacerdotessa vi riporta a voi stessi. C'è un lato molto ombra, molto forte nella sacerdotessa, poi in aspetto di contrasto, di ostacolo ancora di più. La sacerdotessa è tutto ciò che è mistero, è tutto ciò che è occulto, è anche il sapere nascosto, è l'introspezione profonda, chiaramente. Questa carta vuol dire due cose, secondo me. Allora, in alcuni momenti dell'anno, il 2019, dovrete stare attenti perché una parte di voi, più solitaria e più introspettiva, potrebbe tenervi lontano dal palcoscenico. Un'altra cosa che mi viene da dire è, se salite su un palco o entrate in una stanza come re di bastoni, con diciamo i riflettori su di voi non potete trattenervi, nel senso che guardate quanto è luminoso lui, quanto è luminoso il re di bastoni. Guardate invece quanto è raccolta nelle sue vesti, quanto è chiusa la sacerdotessa. Cioè, come per dire, nel momento in cui sali su un palcoscenico o acquisti maggiore visibilità, non puoi salirci da introverso. Ci devi salire giocando da leone, cioè mettendo in ballo tutto il tuo ego, tra virgolette. Quindi c'è anche un non aver paura del diventare un re di bastoni. Se è un anno di riconoscimenti, è un anno dove c'è un ritorno. E magari la tua immagine viene riconosciuta, ha un certo fascino, sempre rimanendo fedeli a se stessi, non giocando ruoli di finzione, ma in qualche modo va anche assecondato. Come bisogna farlo questo salto? Cioè, la regina di bastoni, per arrivare ad essere re di bastoni, cosa deve fare? Come può saltare questa sacerdotessa? Lo fa passando per il 4 di denari. Questo 4 di denari, che è un po' una carta di controllo, perché qui c'è un uomo che tiene stretti questi denari a sé. È una carta che in questo caso, visto che è in posizione luce, che ciò che devi fare è. Devi in qualche modo cercare di mantenere forte il controllo sulle cose, non fartele scappare quest'anno. Nel senso, se tu hai un'idea ben precisa di che tipo di re di bastoni vuoi diventare, per esempio, se da un anno molto creativo come il 2018 di idee, di progetti, eccetera, eccetera, ora vuoi diventare di più un leader di quei progetti, di quelle idee, magari vuoi coinvolgere anche gli altri. Vuoi essere anche un po' più un leader degli altri, devi cominciare a prendere le cose maggiormente tra le tue mani, i tuoi progetti, anche gli aspetti più tecnici, più pratici, cioè ci sono delle cose, è come se tu dovessi assumere il controllo di
di tutti gli aspetti della tua vita, in modo da poter anche mantenere un certo tipo di immagine che più consona a quello che tu sei. Cioè, anche l'immagine che dai agli altri o che proietti verso l'esterno deve essere un qualcosa che decidi tu, che controlli tu. Tra l'altro, voglio dire un'altra cosa. Questo è un messaggio per alcuni di voi. È importante nel 2019 un controllo diverso delle vostre finanze. Perché sembra che se incominci a gestire anche gli aspetti più spiccioli, mi viene da dire, più pratici, in qualche modo puoi costruire le fondamenta per quel re di bastoni. Perché magari come dire, ci possono essere dei lati ombra o dei lati non esplorati o dei problemi sui quali non hai riflettuto, che ti possono impedire di diventare quella figura di riferimento a cui aspiri ad essere. Quindi un po' curare tutti gli aspetti pratici della tua vita per te è importante. Non dare per scontato che se ne occupino gli altri. Tra l'altro ci saranno anche, questa è un'informazione per alcuni di voi, delle questioni che possono essere nascoste, che verranno alla luce, in qualche modo dovrai prenderti la responsabilità di quelle questioni. Nel momento in cui lo fai, lo devi fare da leader, come è il re di bastoni. Quindi un anno per certi versi sarà meno creativo, ma ti serve, perché è come se dovessi fare, perché la regina di bastoni è un po' più creativa, 2018 è stato un po' più creativo, un po' più energetico, dinamico, più di idee, di progetti, di avventure, eccetera, eccetera. Qua si fa il passo successivo. Bisogna quindi avere un controllo delle cose e anche dei dettagli pratici, anche dell'aspetto economico della tua vita diverso, per poter diventare quel leader di riferimento per tutti. Facciamo un'altra cosa, io qui ho altri due mezzi, ho dei dadi e un oracolo, che voglio utilizzare per vedere meglio come potete diventare, cosa potete fare per diventare appunto quel re di bastoni, per essere maggiormente in sintonia con voi stessi nel 2019. Immaginavo, qui abbiamo il dado rosso numero 3 e vediamo l'energia di quale animale, questo è un oracolo di animali guida, vi deve accompagnare nel 2019 per mettere in atto questa trasformazione che vi serve. Allora. Qual è l'animale che guiderà il gruppo numero 7? Vediamo. Shark, lo squalo. Wow, questo non me l'aspettavo. Allora, partiamo dal dado rosso. Allora, dado rosso numero 3, che è caduto, guarda caso, proprio sul re di bastoni. Tra l'altro, questo è un dado che fa riferimento a tutte le cose pratiche e materiali. È un dado che io associo al primo chakra, quindi il chakra che appunto ci serve per radicarci nella vita. Tutte le cose come il sonno, l'alimentazione, il movimento fisico, diciamo, tutto ciò che alimenta anche l'energia fisica del corpo, che ci permette di essere più radicati, anche sì, il sonno l'ho già detto. Allora, però qui è anche il sostentamento economico, primo chakra è anche quello. Una persona, per esempio, che non riesce a sostenersi economicamente ha un primo chakra sbilanciato. Qui c'è uno sbilanciamento, c'è un problema all'interno del primo chakra, quindi un consiglio è, per voi del gruppo numero 7,
sia che siate familiari o meno con quello che sono i chakra, potete anche, come dire, fare una piccola ricerca. È come se nel 2019 dovreste porre la vostra attenzione sul primo chakra. È necessario che voi abbiate delle fondamenta forti quest'anno da un punto di vista pratico. Questo, secondo me, questo 3 rosso si collega anche al 4 di denari, che è una carta che parla di fondamenta e di solidità, di una base solida anche da un punto di vista pratico ed economico. Allora, alcuni di voi devono sicuramente lavorare su un aspetto più pratico ed economico quest'anno. Quindi avere anche delle fondamenta, un'indipendenza di tipo economico che vi permette di fare il salto successivo. Che una volta che avete acquisito la vostra indipendenza economica o avete delle basi forti, potete anche fare il leader e aiutare gli altri. Ma sembra appunto. Sto guardando adesso queste 3 carte. Un altro messaggio che vi do a breve. Sembra appunto che appunto dobbiate lavorare sul vostro primo chakra, riequilibrarlo. Ma non solo, guardiamo adesso lo squalo, che in questo caso vi guida quest'anno. Allora, lo squalo è anche un animale molto pericoloso. Vi dice: è un animale molto diretto. Ed è un animale, che mostra senza problemi la sua vera natura. Quindi la mia sensazione è questa, che quest'anno dovete entrare molto più in controllo, essere molto più diretti per entrare nella regina di Re di Bastoni. Non solo in controllo, a me sembra delle vostre finanze, c'è qualcosa? Non riesco a capire cosa sia, ma è come se alcune cose quest'anno per voi devono entrare, devono uscire allo scoperto. C'è un problema qui alla radice del questo messaggio per alcuni di voi, alla radice del vostro lavoro, che deve venire alla luce quest'anno. Dovete entrare in controllo di alcune questioni che vi sfuggono ancora di mano. Quindi non solo l'aspetto pratico economico di alcune cose, ma sembra anche che ci siano dei misteri, dei segreti, delle energie che un po' evitate, delle cose che evitate da affrontare. Lo squalo in un certo senso vi dice di entrare molto più in controllo, di essere molto più in controllo di voi stessi, dei vostri obiettivi e molto più diretti. E di fare venire alla luce in qualche modo quelli che sono i rischi e i problemi che magari intuite, di cui siete a conoscenza e che non avete ancora affrontato. C'è un problema anche di immagine qui, quindi è come se un po' con lo squalo in quella posizione voi doveste tirare la grinta di cui avete bisogno per diventare dei re di bastoni. Dovete entrare molto più in controllo della vostra vita e di alcuni aspetti della vostra vita che ancora sono latenti e tenete nascosti, di alcune tematiche problematiche che ancora non avete affrontato. Spero sia chiaro, perché era una lettura contorta. Spero che questa lettura vi possa aiutare in questo 2019. Io vi auguro un anno splendido. Noi ci vediamo prestissimo in altri video. Grazie per la vostra attenzione. Ecco la lettura trasformativa numero 8, perché ha scelto il gruppo di carte numero 8. Andiamo subito a vedere quale personaggio della famiglia reale dei tarocchi vi rappresenta meglio in questo momento. E qui abbiamo il Cavaliere di Denari. Uscite dal 2018 come Cavaliere di Denari, entrate nel 2018 nelle vesti di un Cavaliere di Denari. Vediamo chi dovete diventare nel 2019, e abbiamo un cavaliere di spade. E già dalle immagini potete intuire il tipo di trasformazione che vi viene chiesto, ma andiamo a vedere nel particolare. Cavaliere di denari. Questo è uno dei cavalieri più solidi tra i cavalieri all'interno dei tarocchi. Qui ha in mano appunto un denaro, arriva in questa città.
È un uomo, tra l'altro, qui io ogni volta che guardo questo cavaliere di denari in particolare, che è tutto bluastro, è come se fosse un po' uscito da una favola, nel senso che è un cavaliere idealizzato, ma lui si è concretizzato, quindi ha fatto delle cose, ha fatto dei progressi importanti. Nel 2018 per voi è stato un anno importante da un punto di vista, come se foste molto progrediti, come se vi foste concretizzati. E aveste molto lavorato per realizzare i vostri sogni. E adesso non so se alcuni di voi si sono trasferiti, ma ho quasi la sensazione che alcuni di voi si siano anche trasferiti, o come lavoro o come abitazione, mi viene da pensare. Quindi questo è un cavaliere che arriva in città, quindi che approda qualcosa di nuovo. È un personaggio tutto di un pezzo, ha una sua solidità, le sue verità, come dire, i suoi punti di riferimento. È un personaggio che è, come dire, abbastanza indipendente economicamente, sa il fatto suo, ha studiato, si è informato, insomma, viene un po' descritto così. Che vuol dire che dovete diventare il Cavaliere di Spade? Guardiamo il Cavaliere di Spade. Questo è un altro cavaliere. Guardate la grinta che ha questo cavaliere. Questo è il cavaliere, io lo definisco sempre il più agguerrito, nel senso che è all'attacco. Guardate quanto è lento questo. Questo è uno dei cavalieri più fermi. Il cavallo è fermo, guardate le gambe, non si muovono. Questo addirittura sta per partire alla carica, quindi qua c'è una differenza forte di energia. Da un'energia molto solida, stabile, mi verrebbe da dire ferma, si passa a un'energia scattante, d'attacco. Tra l'altro, dai denari si passa alle spade, che vuol dire che da un certo tipo di lavoro, un lavoro magari solido, concreto, avete cercato di realizzare delle cose, di manifestare delle cose, adesso è come se invece doveste andare in giro a proporre queste cose, a conquistare. Magari vi siete fatti un piano d'azione fantastico, arrivate in città o arrivate in un nuovo posto di lavoro o arrivate con un nuovo progetto, dovete in qualche modo sapervi muovere, saper vendere tra virgolette il vostro progetto, saper parlare del vostro progetto, sapervi esporre, mettervi in prima linea, andare alla conquista di una posizione, se non volete rimanere sempre, come dire, nell'ultima fila dei cavalieri. Dovete un po' passare in prima fila, andare all'attacco per primi. Tra l'altro, le spade sono carte che parlano di dei pensieri, come se doveste comunicare in modo diverso, come se doveste. Allora, se state scrivendo progetti o cose del genere, è come se doveste scrivere i progetti in modo diverso e mandarli in giro, quindi essere un po' più attivi da quel punto di vista, oppure in ogni caso dovete proporvi in modo diverso. In ogni caso, c'è l'esigenza per voi nel 2019 di farvi vedere più agguerriti. Anche di comunicare meglio, più che meglio, comunicare, direi proprio comunicare quello che pensate, quello che volete, quello che desiderate. Questo è un cavaliere più, diciamo così, riflessivo per certi versi, che analizza la situazione. Passiamo da un'energia che è quasi quella della Vergine a un'energia che è molto più d'attacco. E in un certo senso mi viene da dire che dovete andare proprio alla conquista delle cose, come se dopo aver studiato a lungo come fare determinate cose, ora le fate e lo comunicate anche agli altri. Vediamo come fare questo passaggio, perché se guardiamo come fare questo passaggio mi verranno in mente altre cose che vi devo dire. Questo cavaliere dei denari, per passare al cavaliere di spade, deve superare questo ostacolo. Vediamo che dovete affrontare. Strano perché le avevo controllate le carte. Abbiamo un 7 di spade capovolto.
Per superare questo ostacolo lo deve fare passando, saltando e passando per death, la morte. Caspita, vi viene chiesto di fare i salti mortali. Secondo me vi viene chiesto di fare i salti mortali perché quello che vi viene chiesto di fare nel 2019 è un qualcosa con cui fate normalmente un po' di fatica, perché sembra qui un carattere molto mite per certi versi, o molto pratico, molto pragmatico, mi viene da dire anche quasi conciliatorio, deve passare a un carattere un po' più... No, non è avventuroso le spade, direi combattivo era la parola giusta. Guardiamo questo 7 di spade. Da questo villaggio va via di notte questa bambina con un libro e si guarda alle spalle. Quello che non si sa, noi non sappiamo se questa bambina sta scappando perché si è ripresa una cosa sua o ha rubato un qualcosa di qualcun altro. E c'è, come dire, un senso molto forte di sospetto, di conflitto e sospetto. Considerate che tra l'altro era, come dire, la carta era girata, era al contrario. Ed è l'ostacolo. Questa carta vi sta dicendo che avrete difficoltà ad andarvi, avete difficoltà in generale ad andarvi a prendere quello che è vostro. Cioè, magari sapete benissimo come funzionano le regole del gioco, in tutti i campi. Avete molto chiare le idee. Ma tra il dire e il fare fate un po' di fatica. Sapete come funziona il mondo, sapete come funzionano le cose, ma avete un carattere che a volte, anche lento mi viene da dire, che non vi permette di agire o di arrivare a prendere quello che volete prima degli altri. C'è anche, come dire, un senso di paura, secondo me, nel fare alcune cose, o ci sono troppi pensieri. Anche una difficoltà nel intraprendere alcune strade, una difficoltà nel accettare le sfide o portare a termine le sfide. Magari iniziate le cose o fate un piano d'azione ma non lo portate a compimento a volte. Sicuramente con una morte sopra il 7 di spade vi viene chiesto di mettere in atto una trasformazione totale. È come se proprio un vecchio modo di essere dovesse totalmente morire, quindi dovete in qualche modo, se volete avere successo quest'anno nella vita, soprattutto da un punto di vista credo lavorativo, sia per molti di voi, ma in generale, se volete portare a termine un trasferimento, rendere duratura e solida una relazione, portare avanti un progetto, cambiare lavoro. Dovete mettere in atto una trasformazione, c'è cioè un certo tipo di atteggiamento lento, mi viene da dire quasi taciturno o perlomeno che non vi permette di ottenere le cose che tanto desiderate, come se aveste anche a volte paura di essere scoperti, paura di essere visti, paura di essere giudicati. Paura di entrare in conflitto, tutte queste sensazioni, tutti questi pensieri devono lasciare il posto invece a un diverso modo di pensare il Cavaliere di Spade. Il Cavaliere di Spade agisce prima di pensare, quindi è come se nel 2019 vi doveste sforzare di agire molto di più, di non farvi dei giri di pensieri e di parole nella testa, ma di mettervi in gioco molto di più. Perché se lo fate andate veramente a prendervi quello che è vostro, perché un cavaliere di denari è molto preparato. Cavaliere di denari, se vuole lentamente, governa un impero, ma lentamente arriva a diventare re di denari. Molto lentamente, quest'anno, il 2019, vi viene chiesto di fare le cose in modo molto più veloce. Dovete essere più intraprendenti. Voglio guardare un'altra cosa per voi. Io ho altri due mezzi qua. Ho la mia busta di dadi, voglio vedere se ci sono talenti o altre cose che dovete fare, talenti che dovete tirar fuori o altre cose che dovete fare per essere più in controllo della vostra vita e essere molto più felici.
Allora, questo invece è un oracolo particolare, vediamo l'energia di quale animale dovete tirare fuori nel 2019 per diventare cavalieri di spade e conquistare quindi la felicità, la serenità e l'autorealizzazione di cui avete bisogno. Quando intendo autorealizzazione può essere in qualsiasi campo, eh? Il coccodrillo. Allora, siamo sempre in un'energia. No, il coccodrillo è un'energia d'acqua. Allora, guardiamo subito il dado 3, il dado blu 3. Allora, guardate. Guardate come questo dado che io associo al chakra della gola, il quinto chakra, che è la comunicazione, va a cadere proprio sul cavaliere di spade. Le spade, la comunicazione per certi versi, l'intelletto, la parola. Allora sì, quest'anno nel 2019 dovete lavorare sul modo in cui comunicate. Per ottenere tutti i risultati che volete, dovete imparare a dare voce ai vostri pensieri, a dare voce alle vostre parole e alle vostre idee. Dipende di che ambito stiamo parlando. Chiaramente in una relazione date maggiormente voce ai vostri pensieri, a quello di cui avete bisogno, a quello che desiderate. Nel lavoro date maggiore, come dire, voce alle vostre idee, nei progetti anche. Se dovete cambiare casa, andate in giro, chiedere, andate a guardare, vi muovete molto di più. Cogliete anche al volo le opportunità con un cavaliere di spade. Abbiamo detto che il cavaliere di spade agisce prima di pensare, quasi. Il 3 non è un numero di grande equilibrio, quindi significa che dovete lavorare quest'anno sul vostro chakra della gola. Quindi tutto ciò che riguarda la comunicazione. Il parlare e l'ascoltare, nel vostro caso in realtà è più voi dovete dare voce alla vostra, a voi stessi, più che ascoltare gli altri, mi viene da dire, nel senso che avete con un cavaliere di denari, avete anche ascoltato abbastanza, e questo è il momento di agire, è il momento di parlare. Quindi c'è una necessità di, per dire, anche se avete dei progetti che avete la sensazione che sono fatti molto bene ma non vanno da nessuna parte, è perché non li avete pubblicizzati abbastanza, comunicate di più. Nell'amore, se sentite che, per dire, non andate da nessuna parte, comunicate di più, fatevi vedere di più in giro, interagite di più con la gente, andate voi alla conquista, andate voi, tra virgolette, all'attacco. E il coccodrillo... Coccodrillo è un animale che io, quando l'ho visto in Africa, è molto fermo, si muove lentissimo e quando si muove nell'acqua si muove quasi come un tronco. Ma lui in realtà, come un tronco, tu vedi galleggiare questo animale molto lentamente che si avvicina alla preda e attacca all'improvviso. Ed è impressionante perché a vederlo così non lo diresti mai, penseresti anche che sta dormendo, in realtà è vigilissimo e ha un focus molto preciso. Stessa cosa, tra l'altro un po' vi viene chiesto di essere molto più agguerriti, c'è un certo tipo di aggressività del coccodrillo che a voi vi fa bene, vi farebbe bene, nel senso che... andare dritti alla meta, mantenere un focus ben preciso, vi può aiutare quest'anno. Se c'è una persona che vi interessa per qualche motivo, per lavoro, per amore, eccetera, eccetera, andate dritti alla fonte, cioè abbiate coraggio. È come se il coccodrillo non si facesse problemi. Tra l'altro, per me il coccodrillo, per quanto qui sia simboleggiato dall'acqua, questo è il simbolo dell'acqua, perché si muove nell'acqua, quindi anche se vi muovete in territorio, diciamo, di emozioni, il coccodrillo, ricordiamoci che è un animale a sangue freddo,
Quindi si muove in modo molto razionale, molto preciso. Quindi anche se potete sferrare degli attacchi, ecco questo volevo dire, per ottenere le cose che volete quest'anno in modo molto preciso. Quando io parlo di attacchi, chiaramente non intendo conflitti, cioè per dire sapete che dovete parlare con una persona perché una persona vi serve, analizzate velocemente, razionalmente la situazione, i pro e i contro di una situazione e attaccate, tra virgolette, quella persona. Anche sull'impeto del momento, a voi vi serve, cioè dopo aver fatto una veloce analisi, anche razionale, visto che il coccodrillo mantiene un certo distacco, una certa distanza, ma si muove sempre, come dire, nell'acqua, per cui potete sfruttare l'impeto dell'acqua, quell'impeto emotivo del momento per farvi coraggio, per andare appunto alla riscossa di quello che volete. È complicato il coccodrillo perché da una parte uno potrebbe dire un animale freddo e calcolatore, è anche un animale che sa dosare le sue energie, quindi sì, io vi ho detto agite più di pensare, ma agite nel senso voi ne avete bisogno perché ci mettete troppo tempo per agire. Quindi valutate, calcolate e utilizzate l'impeto che vi danno le emozioni. O il desiderio di fare delle cose, la passione rispetto anche ai vostri progetti, alle vostre cose o ai vostri desideri, se si tratta di vita affettiva, e agite su quell'onda per andare a ottenere quello di cui avete bisogno. Quest'anno dovete agire molto di più. Spero che questa lettura vi possa essere d'aiuto. Spero che vi guidi nel 2019. Vi auguro un anno splendido. Noi ci vediamo prestissimo in altri video. Grazie e a presto.